Quante foto, ma le avete prese sulla mia pagina? Dove le avete prese? Non si può dire. Sulla mia pagina Facebook, dai, le ho riconosciute. È interessante. Una cosa bella è di vedere tutti quelli Radhana Swami, Tamakrishna Maharaj, Namara Swami, tanti Damakrishna Maharaj. Quanto bella compagnia che si spera di avere ancora di nuovo. Speriamo presto. Speriamo. Finito. Poi oggi ho ricevuto anche gli auguri da Radhana Swami. Wow, telefono? Via telefono? No, in diretta. In con diretta. Il programma di Ram Nomi. Wow. Gliel'ho detto io. Non c'erano dubbi. Per fortuna capita, perché per chi non lo sa, il calendario solare e lunare, tutte le feste che celebriamo sono sul calendario lunare, come la festa di Ramachandra oggi, il calendario lunare, invece il mio compleanno è il calendario solare, e quest'anno è capitato che sono così possiamo parlare di Ramachandra. Adesso tra i dassi un attimo, però ci devi dare un attimo di tempo. Avevamo preparato qualche piccolo omaggio per te, per festeggiare con te questo giorno. Ci devi dare un po' di spazio tra i dassi. Okay. Ci vorrà pochissimo. Io non sapevo niente, è una sorpresa anche qui. Nicoletta. No, sì. Quindi... se posso, mi sentite bene? Sì, sì. Ok, ok, tanti auguri a Tridas Prabhu. Buon compleanno, e quindi ci sono molti devoti qua riuniti, e questo è molto, molto fortunato come evento, molto auspicioso. E ne approfittiamo per condividere la nostra gratitudine verso Trai Prabhu, e pensavamo che ognuno potesse leggere una piccola offerta o potesse parlare col cuore, e questo ci aiuta molto a glorificare il maestro, il Vaishnava, per la nostra purificazione. E so che Shilalita da Milano
che vedo, loro sono di fretta e quindi possono iniziare? Se sono pronti? Organizzata loro. Fermo. Arrivo. Chi è? Adesso sì. Devoti da Roma. Arrivo, devoti di Roma. A casa dei Subhana Vrindavana. Arrivo. Ti facciamo tantissimi auguri. Grazie. Wow, quanta gente. Spero di vedervi presto. Tornare a Roma. A tutti i devoti simpatici di Roma. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Sei sempre ispirante, bravo, sempre. Perché prende l'associazione di devoti ispirati come Radhana Swami, Kadamakana Maharaj e tanti altri devoti dei miei confratelli che mi ispirano. E tu ci ispiri a noi. Cerco di seguire. Passare loro in ispirazione, almeno così. Noi ti lasciamo che c'è l'Arctic adesso. Cosa? Adesso c'è l'Arctic, ti salutano. Ti volevano salutare. Arrivo. Grazie a tutti. Per la vostra... Arrivo. Arrivo, Druva. Mi aspetta a Bologna, Druva. Dobbiamo aiutare tutti questi studenti qua. Wow, bellissimo. Wow, che belli. Che darshan. Haribol. C'è la più grande famiglia. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Buon Ram Nomi a tutti. Ok, arrivo. Shilalita? Non ti sentiamo. Hare Krishna, non mi sentite? Adesso sì. Adesso sì. Ah, ok, ok. Allora, io vorrei utilizzare dunque questa opportunità per ringraziare Taidas Prabhu, naturalmente. Sicuramente la sua presenza al Tempio di Cammin di Padova durante il periodo natalizio del, adesso non mi ricordo più, del 1981, è stato decisivo per convincermi a dedicare la mia vita a sviluppare la coscienza di Krishna, lasciandone altre cose dietro di me. In quel periodo e per tanti anni dopo, ogni volta che sentivo una lezione di Taidas Prabhu, non mancava mai di sottolineare quanto la scienza moderna era fallibile ed era esattamente ciò che serviva in quel momento per rinforzare la mia fede nella filosofia della coscienza di Krishna. Poi, durante il primo mese, mentre gli altri devoti erano fuori a distribuire i libri, io rimanevo a pulire il tempio e Taidas Prabhu mi ha insegnato a cucinare i puri con lo zucchero a velo sopra, il chutney di mele con il latte per i devoti che tornavano la sera, che lui voleva accogliere con tanto amore. Mi ricordo un giorno in cucina che avevo preso tra le dita una formica che si arrampicava sul mobile e la stavo schiacciando secondo un'abitudine malsana che avevo precedentemente. Ai ai ai. Quando Taidas Prabhu mi ha fermato e ricordato che anche le formiche sono anime spirituali come noi e che solo il loro corpo è differente, ho smesso di schiacciare le formiche tra le dita. In seguito, nel gruppo del Sankirtan delle devote, quando Taidas Prabhu era responsabile del Sankirtan in Italia, ministro del Sankirtan, veramente come un padre per noi, giovani devoti e giovani devote e vulnerabili. Così giovane e vulnerabile. Non vedevo che aveva meno di 10 anni più di me. Per me era il padre che mi dava un fazzoletto di carta quando, dovuta alla stanchezza, mi scoppiavano le lacrime, benché perfettamente felice della vita che stavo facendo, per le strade a distribuire come potevo i libri di Srila Prabhupada e soprattutto a pregare dalla mattina alla sera per distribuirli. Taidas era come un faro, un punto di riferimento,
sempre il primo al Mangalarti, dava le lezioni della mattina, ci procurava vestiti, calzi, sari, non ci servivano i soldi in tasca, tranne che ne riportavamo, diciamo, fino all'ultimo centesimo dopo la distribuzione dei libri. Durante le giornate fredde della maratona invernale, passata all'autogrill per circa 10 ore di seguito, Traidas Prabhu ci veniva a trovare e ci portava qualcosa di caldo da bere, parole di incoraggiamento. La vita era austera, ma mi sentivo felice. Poi, quando ho cominciato a... questo è un ricordo un po' particolare. Quando ho incominciato a sedermi con lui, come lui, per concentrarmi meglio sui giri, per qualche ragione, che ho capito solo molto dopo, sono stata mandata a Napoli, Roma, e mi ricordo di Traidas più di 10 anni dopo, a casa nostra a Nepi, con nostro figlio Srivas, forse a un anno, sulle ginocchia, e ho apprezzato ancora una volta la sua umanità e vicinanza ai devoti. In seguito ho apprezzato la sua dedizione nel curare i devoti e gli amici in tutta Italia. Poi la decisione di aprire un centro a Bologna insieme alla mia cara sorella Krishna Loka e il loro sforzo costante, sempre entusiasta e dinamico, per curare i devoti, nonostante le difficoltà e incomprensioni inevitabili. A Traidas Prabhu dobbiamo anche molto l'associazione con Sua Santità Radhanath Swami e tanti grandi bravi devoti, con suoi confratelli e con sorelle che accettano volentieri i suoi inviti. Sì, decisamente posso dire che provo un'immensa gratitudine per Traidas Prabhu e per Krishna Loka, che la seguono con grande successo e entusiasmo, avendo lo stesso mood. Grazie, grazie, grazie. Grazie tantissimo. Grazie, grazie. Vuoi dire qualcosa? Arrivo. Grazie ancora. Perché le altre volte non sanno che ci conosciamo da 40 anni. L'81, da 80, lo sentite? Adesso sì. Perché vi ho tolto il microfono per sentire voi. Grazie a vostra dedizione alla predica, alla diffusione di coscienza di Krishna in tutti questi anni, anche noi sappiamo, malcomprensione, questo che succede a tutti. In tutti i tempi. Grazie tantissimo alla vostra dedizione a diffusione di coscienza di Krishna. Arrivo. Grazie, sono molto contento di avere vostra compagnia tutti questi anni. Non posso aggiungere le mani perché mi sono rotto il polso. Il braccio adesso. Adesso il polso. È un po' tutto, una dopo l'altra. Purifichi. Andare più piano. Va bene, grazie. Hare Krishna, grazie. Grazie Shilalita. Abbiamo Simrat. Non vediamo da tanto. È stato a casa nostro oggi tutto pomeriggio. Grazie. Mi sentite? Ok. Benissimo, vi ringrazio perché io purtroppo vi dovrò lasciare prima, però mi auguro che possiate registrare tutto perché non mi voglio perdere nessuno dei vostri omaggi, perché so che saranno tutti magnifici. Quindi sì, io ho la fortuna di abitare nello stesso comune di Traidas e Krishna Loka, quindi oggi sono riuscita a andarli a trovare personalmente, però ci tenevo a essere qui per condividere il mio pensiero di riconoscenza verso tra i Prabhu e Krishna Loka, perché veramente per me sono le persone a cui mi sto affidando proprio con tutto il cuore, quindi penso sia proprio un piacere più che un dovere. Leggo così, sarò molto concisa perché penso che ci saranno tante persone che vogliono naturalmente condividere i loro pensieri. Allora, i miei più umili omaggi, Prabhu, ma dovrei dire Maharaj, perché per me tu impersonifichi il vero ricco maestro di insegnamenti, sempre felice a condividerli. La grande anima amorevole che si prende cura di tutti noi, servendo sempre in ogni modo, e soprattutto un grande esempio di umiltà unica.
ti ho conosciuto per la prima volta più o meno circa 20 anni fa, quando hai provato a convincermi a prendere uno dei libri che stavi distribuendo in centro a Bologna. Io lavoravo in quel momento, ero presa in un negozio, sei entrato, solo che in quel momento ero molto impegnata con il lavoro e a malincuore, perché ho riconosciuto la bella persona che eri, però ho detto ma sarà per la prossima volta, perché naturalmente questo incontro richiedeva molta più attenzione di quella che mi potevo permettere. Però infatti adesso ripensandoci sono molto dispiaciuta, perché in quel momento invece avrei dovuto lasciare da parte tutti i miei impegni materiali e dedicarmi direttamente a te. Però insomma c'è da dire che penso che a tutti quanti verrà in mente quel detto che il treno passa una volta sola, e invece io, come dicevo appunto alla mia amica Felicia stamattina, mi reputo una persona molto fortunata, perché nel mio caso il treno ha avuto la misericordia di passare diverse volte. E infatti poco dopo sono riuscita a trovare, andando in un mercatino dell'usato, la mia prima Bhagavad Gita, un'edizione molto molto vecchia, che naturalmente tra centinaia di libri mi ha colpito. L'ho comperata, ho iniziato a leggerla, l'ho sempre tenuta sul mio comodino, e poi passati qualche altro tempo a una volta a un festival di yoga affamatissima, perché naturalmente non trovavo niente di vegetariano, mi sono avvicinata al vostro banchetto e voi mi avete rifocillato con i vostri magnifici biscottini, ma soprattutto ho preso da voi, perché ho riconosciuto il mio primo vero libro. Cioè in realtà ho trovato Vaishnava Ke, che è stato, mi ha folgorato, perché questa immagine di Sri Chaitanya che danza in estasi con tutte questo fiume di gente dietro, io che allora insegnavo yoga, praticavo yoga da tanto tempo, mi ha veramente folgorato, perché ho proprio riconosciuto che lo yoga era quello. Non sapevo di che cosa si trattasse, ma ho comperato il libro e pian piano ho riconosciuto che effettivamente, come adesso posso confermare, questo, la bhakti è la vera forma dello yoga. Quello che mi ha, ho perso il segno, comunque adesso vado, lo leggo, lo dico così, lo dico da un po' giardiniera che io sono, ho scoperto proprio adesso, ho capito che il seme della bhakti è un seme che molto spesso viene lanciato magari anche a spaglio, però richiede magari anche del tempo, come nel mio caso. Quindi sono passati parecchi anni e da quel momento in cui appunto io ho rifiutato questo invito ad accettare un libro, adesso mi ritrovo da voi a raccogliere un po' di volumi da distribuire. Quindi veramente come le cose cambiano nella vita, perché appunto ogni seme ha bisogno magari di particolari condizioni, come anche di tempo. Ci devono essere delle circostanze particolari, ma la cosa più importante è stato la vostra vicinanza, perché appunto sono fortunata, sono capitata a Bologna, ho conosciuto voi e voi mi avete accettato nel Vaikunta, che io considero veramente la mia famiglia, la mia casa. E dopo tanti anni che ho ricercato una sangat che veramente fosse così, tale, da considerare tale, e quel seme soprattutto è stato curato, ecco, perché per un seme non è solo che viene seminato e messo appunto dentro al terreno, ci vuole il terreno giusto, ma soprattutto ci vuole l'amore, ci vuole la dedizione, bisogna annaffiarlo, bisogna nutrirlo, ed è quello che appunto io riconosco in Trai Prabhu, perché lo ringrazio, lui è la prima voce che io sento la mattina quando mi sveglio, oltre alla mia naturalmente con il Japamala, e molto spesso è anche l'ultima che ascolto prima di insomma alla fine della giornata. Quindi veramente è non solo
solo un accompagnamento, ma io lo sento una colonna, una presenza forte, le radici di un albero potente. Ecco, mi ricordo quando da piccola disegnavo gli alberi, per me la cosa più importante erano le radici. E io nella Bhakti ho trovato le radici, ma le ho trovate grazie a lui, a Krishna Loka, che sono sempre presenti e sempre in questo servizio veramente incessante, mi hanno rapito. E ringrazio quindi Krishna di darmi l'opportunità di starvi vicino e di poter attingere da te, Prabhu, veramente quello che significa dedicarsi in tutte le situazioni, dalle più intime, come abbiamo vissuto stamattina quando messi a sgranare i piselli insieme, a vederti magari discutere o comunque insomma fare conferenze nei più grandi e più importanti templi del mondo e poterti seguire tutte le volte che andiamo in India e tu con il tuo passo ci trascini, no? E questo entusiasmo te lo trovo e non ha età. Oggi stiamo augurandoti un buon compleanno, ma in realtà tu sei veramente un'anima eterna e un grande punto di riferimento. Quindi io ringrazio Krishna di avermi dato questa opportunità e mi auguro, spero di poter stare sempre in tua compagnia e di servirti veramente per tutta la vita, perché è solo e esclusivamente un grande onore. Hare Krishna, Hari Bol. Bol, Simrat Mata Jiki. Già. No, Prabhu, Krishna, grazie di avermi permesso questo e scusatemi se mi dovrò assentare prima. No, figurati, grazie Simrat, della bellissima e purissima offerta. E, allora abbiamo qualcun altro in lista e il prossimo, Jyotirmay. Hari Bol, omaggi, ho scritto qualcosa, Prabhu, perché sennò mi emoziono e poi vado per le lunghe, dite che parlo troppo e non ho fatto tempo per lasciare gli altri. Ok. Caro Daidas Prabhu, ok, tutte le glorie a Srila Prabhupada. Non dimenticherò mai quella prima volta a piedi al centro Vaikuntha, dove sono stata incantata dalle divinità, catturata dalle lezioni e definitivamente imprigionata dal meraviglioso prasada, tutto questo preparato con infinito amore e devozione da te, da Krishna Loka, e da quel posto non ho più voluto andare via. Non dimenticherò mai la prima volta che ho ascoltato una tua lezione della Bhagavad Gita, la prima volta che abbiamo meditato insieme il japa, che mi ha fatto comprendere la tua immensa potenza spirituale. Non dimenticherò mai la prima volta che mi avete portato a Prabhupada Desh per vedere l'iniziazione di Matsyavatara Prabhu, o il Sarvana Kirtana Mavila Vrindavana, due giorni che mi hanno letteralmente fatto scegliere di volere Krishna nella mia vita. O il giorno della mia iniziazione, che hai parlato nei miei confronti a Guru Maharaj, sua santità Kadavakana Swami. Sei stato tu a permettermi di voler prendere rifugio ai piedi di loto del mio maestro spirituale. Sei stato tu a darmi lo Srimad Bhagavatam e con le tue lezioni a permettermi di cominciare ad amarlo. E posso andare avanti a lungo a dire tutto quello il bene che mi hai fatto e credo che quello che mi hai fatto, che quello che hai fatto per me è nulla a confronto di tutto quello che tu hai fatto durante i decenni di servizio ai piedi del nostro Acharya Srila Prabhupada. E la cosa che continua a stupirmi ogni giorno è che ho la benedizione di avere la tua associazione e la tua guida. E con tutto questo, con quanto amore, cura, preoccupazione, delicatezza ti prendi cura di tutti noi. Come ho potuto dire una volta, nella tua famiglia. Ed ogni volta con lo stesso entusiasmo, nonostante che magari la stessa indicazione, stessa risposta, lo stesso consiglio lo avrai dato migliaia di volte. Più umile come di un filo d'erba, più tollerante di un albero. Quando sento questa parola di Chaitanya Mahaprabhu, sei tu la persona che mi viene in mente. Tanti auguri di buon compleanno, carissimo Prabhu. Ti vorrei ringraziare insieme con Krishna Loka di avermi letteralmente dato la vita. E se riesco a servire Krishna in qualche modo e dare significato in questa esistenza, in merito a tutto vostro.
Che la misericordia di Krishna e le benedizioni del tuo maestro e del nostro fondatore, Srila Prabhupada, siano sempre con te ovunque tu sia. Tu sei servizio. E piangere anche noi. Hare Krishna, Jyotir Devi Dasi Mataji Ki. Chai. Ok. Grazie, Jyotir, per questa bellissima offerta. Direttamente dal cuore, e ovviamente non c'è differenza, come avete già capito, come si è già capito, come è spiegato nella Chaitanya Charitamrita, non c'è differenza tra Siksha Guru e Diksha Guru, e questa Guru Tattva è già nel nostro cuore quando riusciamo ad accedervi, quando più ci purifichiamo, più riusciamo ad accedere, e lo realizziamo naturalmente. Quindi sentiamo altre emozionanti offerte. Penso che ci siano i devoti di Bologna per iniziare. Quindi se c'è qualcuno che ha di fretta, forse c'è Tanya Swarupa Prabhu. Ok, finalmente. C'è Tanya Prabhu. Arrivol. Arrivol, arrivol Prabhu, i miei omaggi, tutte le glorie della Prabhupada. Grazie, grazie. No, sarà breve. Ma spero di trasmetterti tanto l'amore che ho nei tuoi confronti e nei confronti di Krishna Loka. Haribol Prabhu, i miei omaggi, tutte le glorie a Srila Prabhupada. Oggi è veramente un grande giorno. Oltre ad essere l'apparizione di un grande avatara come Signor Ramachandra, è anche l'apparizione di un grande devoto. Volevo ringraziarti per tutto ciò che stai facendo e che continuerai a fare. Krishna nella Bhagavad Gita sottolinea quanto sia importante essere da esempio e tu esprimi completamente quel verso. Sei proprio un grande esempio. C'è una bellissima frase in napoletano che dice dicette o papa shanoce dam tempo che te spertus, e significa dice il verme alla noce dammi tempo che prima o poi ti apro. E tu questo... E veramente mi dai proprio quel concetto, ovviamente non del verme e della noce, ma proprio il concetto che a volte, ho scritto adesso proprio, a volte ho dei dubbi di cosa significa vivere tutta la vita in coscienza di Krishna. E mi scoraggio anche, perché non riesco a essere così concentrato per tutta la giornata. Scusatemi. Poi però ti guardo e vedo... quanto impegno ci metti costantemente, quanto esempio dai ogni giorno, tutte le mattine, cioè veramente, e a quel punto lì ritrovo un entusiasmo grande e veramente una gran forza di continuare veramente a diffondere la coscienza di Krishna. Quindi sei veramente un grande esempio e quel verso lì della Bhagavad Gita ti calza a pennello. Grazie mille veramente, spero, questa è stata una grande misericordia di averti come Shiksha Guru e quindi spero veramente di servirti. Che Krishna mi aiuti a servirti sempre di più. Grazie, grazie mille. Haribol, Hare Krishna, un abbraccio forte a tutti e due. Tanya Swarupa Prabhu Ki. Jai. Grazie tante. C'è Tanya Swarupa Prabhu. Anche tu sei un grande esempio per tutti noi. Rai Prabhu, vuoi dire qualcosa? O ascoltiamo? Ascoltiamo. Ok. Qualcuno vuole... forse... la Cri? Ok, sì, vado perché... Allora, tutt'oggi lo dicevo così, ma adesso devo leggere, scusate, perché mi sono un po' emozionata anch'io a vedervi tutti così qui riuniti, Prabhu, Krishna Loka. Allora, Hare Krishna, i miei rispettosi omaggi. Ecco, io voglio esprimerti con molta semplicità la mia profonda riconoscenza per averti incontrato. Perché insieme a Krishna Loka mi state riconducendo alla fonte e mi state riconducendo a Krishna. E dopo tanti anni di ricerche in tutte le direzioni, anaspando un po' di qua e di là, finalmente sono approdata al Vaikunta. E con pazienza, gentilezza, umiltà, costanza,
mi ha introdotto e mi accompagni in questo meraviglioso viaggio spirituale, dandomi comprensione e anche sostegno nei momenti sfidanti. Hai, anzi posso dire, avete trasformato questo piccolo centro, il Vaikuntha, in un luogo anche di incontro con grandi maestri. Ma ci potete credere che un posticino grande così, veramente, in questo posticino vengono maestri come Radhana Swami, Niranjana Swami, Kirtania come Tarana Chaitanya. Manca solo Madhava e dovete impegnarvi per farlo venire. Però è un posto grande così e tantissima gente importante, grandi spiritualisti sono passati di qua. Quindi solo questo si spiega solo col fatto che veramente due persone molto spirituali e riuscite ad avvicinare tutti, anche gli ultimi arrivati, con grande attenzione, prendendovi cura di tutti noi, senza trascurare nessuno. E questo è veramente un dono grandissimo. Ognuno di noi si sente importante e visto, perché l'importante è proprio essere visti. E poi accogli tutti senza pregiudizi. Ci sono a volte personaggi un po' particolari, ma non ti ho mai visto dimostrare qualche sentimento così, un po' di disturbo. Assolutamente, accogliete tutti e ti prendi cura di noi. Puntualmente, come dicevano prima, ogni mattina e ogni sera ci incontriamo e poi soprattutto ci hai accompagnato insieme a Krishna Rock in questi meravigliosi viaggi in India che vi consiglio tutti di provare. E anche qui sempre disponibile, sorridente, instancabile, superativo. Mi ricordo una volta che attraversavamo l'aeroporto, io non ce la facevo a stargli dietro e lui avanti, avanti, avanti. Krishna Loka dietro, noi dietro con le valigie, velocissimo come il vento. E quindi il tuo desiderio veramente di condurci a Krishna mi commuove. Sei un esempio luminoso per tutti noi. Nutri la nostra anima. Ma non dimentichiamo che sei anche un bravissimo cuoco. Questo ti è già stato detto. E quindi io dal profondo del mio cuore ti dico proprio grazie, Prabhu. Con affetto, stima, gratitudine e ti auguro di trascorrere, anzi ci auguro di poter trascorrere ancora tanti anni insieme. Dai, buon compleanno. Grazie. Arrivo. Cristina, Mataji, chi? Grazie Cri per queste bellissime parole, per Trai Prabhu. Siamo tutti d'accordo con quello che hai detto e ne approfitto per fare una piccola pausa. Mi è venuto in mente che tutte le qualità che stiamo dicendo per adesso sono le qualità che Krishna Das Kaviraj Goswami elenca come le 26 qualità del Vaishnava. Allora le voglio leggere con voi. E queste sono le 26 buone qualità di un vero Vaishnava. 1. È gentile con tutti. 2. Non considera qualcuno suo nemico. 3. È veritiero. 4. È equanime con tutti, anche con quelli più strampalati che arrivano al Vaikuntha. 5. È irreprensibile. 6. È magnanimo. 7. È dolce. 8. È pulito. 9. Non ha possedimenti. 10. Si adopera per il bene di tutti. 11. È tranquillo. 12. È sempre arreso a Krishna. 13. Non ha desideri materiali. 14. È mite. 15. È fisso. Steady. Fisso nella coscienza di Krishna. 16. Controlla i sensi. 17. Non mangia più del necessario. 18. Non è influenzato dall'energia illusoria del Signore. Wow. 19. È rispettoso di tutti. 20. Non pretende alcun rispetto per se stesso. 21. È molto grave. 22. È misericordioso. 23. È amichevole. 24. È poetico. 25. È esperto, e infine 26, è silenzioso. Haribol.
Ok, quindi proseguiamo con i devoti di Bologna e penso che abbiamo Erika. A meno che non ci siano obiezioni. C'era Tulasi Das che ha alzato la mano prima. Sì, sì, se mi sentite leggerei la mia. Prego, prego, okay. Tutti, Prabhu, arrivo. Ok, arrivo che ce l'ho scritta qui da qualche parte, ecco. Il video, apri il video. Apri il video. È aperto? No. È aperto il video? No. Prima. Come no? Prova a guardare, ecco, adesso sì. Vabbè, fa niente. No, perché per leggere, siccome l'ho scritta sul cellulare, allora... Ah, ok. Allora, caro Trai Prabhu, ti prego di accettare i miei umili omaggi. Tutte le glorie a Srila Prabhupada, alle bellissime divinità di Sri Sri Gaura Nithai. Fino a qualche tempo fa, nel tempio di Prabhupada Desh, all'ingresso, era affisso l'articolo di un giornale che parlava della comunità di Albettone. C'era una tua foto e la didascalia. Come in tutti gli articoli fatti bene, riportava anche l'età del personaggio raffigurato, cioè che eri tu. Ma nel tuo caso c'era scritto tra i Das 50 anni portati bene. Ve lo ricordate? Sì, sì che ve lo ricordate. È stato lì per anni quell'articolo. La prima volta che vidi quell'articolo ero in compagnia di alcune ragazze e signore in visita al tempio. Alcune erano curiose di incontrare il bel cinquantenne portato bene. Americano. Esatto. Adesso siamo a quota 70 tondi. Ti ringrazio dal profondo del cuore per essere venuto a Bologna e di aver scelto questa città dove concentrare la tua opera di predica. Ce n'era tanto bisogno. Mi viene in mente che una delle prime volte, questo non te l'ho mai detto, una delle prime volte che mi recai all'allora tempio di Bentivoglio, se non ricordo male era proprio la seconda volta, eravate di passaggio tu e Krishnaloka col camper. Ricordo la tua lezione della domenica e ricordo che non riuscivo a capire perché i devoti storpiassero così tanto il nome Srila Prabhupada al punto da renderlo incomprensibile. Srila Prabhupada. Poi i devoti del tempio mi dissero che eri americano e dunque la pronuncia della R era un po', diciamo, masticata, no? Perdona per questo le mie offese, ma ero veramente giovanissimo, sarà stata la seconda volta che frequentavo il Tempio di Bologna. Non sapevo fossi discepolo proprio di Srila Prabhupada e che hai conosciuto bene. Preghiamo che Srila Prabhupada ti conservi qui a Bologna per continuare i bellissimi progetti di predica della ISKCON, ma sono certo che in qualunque città andrai, là ci saranno sempre i piedi di loto di Srila Prabhupada, il canto del santo nome che tu porti ovunque, il signore Chaitanya Mahaprabhu e tanto prasada di ottima qualità che a tanti di noi ha insegnato a cucinare. In fondo, di cos'altro abbiamo bisogno? Lo yatra italiano sarà sempre in con te. Grazie, con affetto e stima, tuo servitore. Tulasi Das. No, arrivo, Tulasi Prabhu Ki, Jai. Grazie Prabhu per queste bellissime parole, è vero, tutto yatra e ognuno di noi sarà per sempre debitore al servizio devozionale, alla predica di Trai Prabhu. Ricordiamo. Prego. Che è stato Tulasi Prabhu a invitarci qua a Bologna e lui che quando il tempio a Bentivoglio è chiuso, quelli 7 anni è stato lui a portare avanti insieme con altri nella coscienza di Krishna qui a Bologna, è sempre stato l'inizio del Centro Vaikuntha, è stato con noi, ha dato la prima offerta di prendere il primo posto a Via Rialto, per poter prendere il primo posto. Ringraziamo tanto, ci ha incastrati qui a Bologna.
Quindi se tra i Das è qui dovete ringraziare Tulasi Das. Grazie Tulasi Prabhu, ti siamo tutti riconoscenti. Non ti sentiamo perché sei muto. Però devo aggiungere una cosa. Devo aggiungere che in tutti questi anni, anche prima del centro Vaikuntha, anche prima, quando i devoti, insomma, c'erano state tutte quelle vicissitudini e non c'era, non si era fatto molto Sankirtan, no? Però tante volte incontravamo persone che avevano ricevuto un libro, che avevano ricevuto un, sì, un libro, o in un palazzo, o in un autogrill, e molte volte ci dicevano, ma era un ragazzo americano, un signore americano, oppure era una signora milanese, e quella era sempre Krishna Loka, che hanno dato migliaia di libri che poi hanno creato una congregazione. Scusate, si è sentito? No. Questa era la bimba che piange. Esatto. Il bimbo. Scusate, vi devo, continuo a seguirvi, ma vi devo lasciare. Grazie per arrivare, Krishna. A presto. Tanti auguri a te e alla famiglia. E abbiamo Dhruva che deve scappare. E dopo Dhruva, Raghunath e la famiglia. Ok, prego, Dhruva da Roma, giovanissimo, solo 18 anni e... Haribol Prai Prabhu, Haribol a tutti. E nonostante ci siamo visti poche volte, pare 3 o 4, comunque son certo che ce ne vedremo molte altre, che questo progetto, la Nanda Loka, andrà proprio a gonfie vele a Bologna. Credo che darà una svolta spirituale ai bolognesi, quindi naturalmente con le vostre benedizioni, tu e di Krishna Loka Devidasi. Quindi spero veramente che ci attenda il meglio per l'anno prossimo. Chiedo naturalmente le benedizioni di tutti voi devoti, che siete qui riuniti per onorare tra i Prabhu, che sicuramente è un esempio per tutti. È un veramente un po' la stella polare, no, del movimento, una delle tante stelle polari del movimento. Quindi grazie comunque anche della presenza telematica e dell'impegno che ci mettete voi due, Krishna Loka e Trai Prabhu, con le conferenze settimanali. Nulla, Hare Krishna. Hare Krishna, Dhruva Prabhu ki jai. Grazie Dhruva. Speriamo prestissimo, ci sono grandi progetti. E... Dhruva, ci sono grandi progetti per Dhruva e insieme i devoti con Dhruva. Non vediamo l'ora. Ok, grazie Prabhu. Arrivo. E adesso Raghunath. Da Piacenza. Arribord, sentite? Ci sentite? Oh! Arribord! Allora, qua Raghunath, Prita, Moini, Roini. La famiglia è completo. C'è la famiglia ormai, siamo tutti. Non si capisce chi ha i figli. Siamo stati adottati. Rita voleva leggere una letterina. Allora, mi sentite? Bene? Sì, forte e chiaro. Allora, io ho ricevuto questo invito di partecipare al compleanno di Trai Das Prabhu. E diciamo che, come ogni cosa, pian piano le cose prendono piede e poi Krishna organizza. E a volte così, al di là magari anche del nostro pensiero. E io mi sono ricordata che qualche anno fa avevo scritto una letterina di apprezzamento a Trai Das Prabhu in occasione del Vyasapuja di Prabhupada. E così questa cosa era rimasta nella mia mente
E ieri, per caso, ma il caso non è un caso, ho ritrovato questa lettera che io ho scrissi tempo fa. E così dal cuore mi sono sentita così di condividerla e rioffrirla tra i Prabhu per il suo compleanno. E allora così, insomma, Krishna ha organizzato. Allora adesso così dal cuore la voglio condividere con voi. Mi sentite bene? Sì. Forte e chiaro. Caro Trai Prabhu, ti prego di accettare i nostri omaggi, tutte le glorie a Srila Prabhupada, tutte le glorie a te per il tuo instancabile servizio nella Bhakti. Ieri, si dice per caso, ma caso non è, ho trovato una lettera che scrissi qualche anno fa e rileggendola mi sono detta forse dovrei condividerla e rioffrirla tra i Prabhu per il suo compleanno. Questa lettera l'avevo scritta in prossimità della ricorrenza del Vyasapuja di Srila Prabhupada e glorificare Srila Prabhupada per avere portato i sublimi insegnamenti Vaishnava significa anche offrire rispetto e gratitudine ai suoi amati figli e discepoli. Srila Prabhupada ci ha donato qualcosa di molto prezioso, la comprensione del divino nella sua forma personale e un metodo sublime e naturale per realizzare la più alta espressione dell'amore. Le scritture ci indicano che per la misericordia di Guru e Krishna possiamo ottenere il seme di quell'amore, Bhakti. Srila Prabhupada ci ha trasmesso la sua misericordia anche attraverso i suoi discepoli, poiché dedicano la loro vita al suo servizio. Non c'è alcun dubbio, tutti noi abbiamo beneficiato del vostro impegno e buon esempio. Tutti noi eravamo molto lontani dalla pratica devozionale, ma in qualche modo, grazie al vostro servizio, abbiamo avuto dei vantaggi e facilitazioni ed è per questo che dal cuore ringraziamo e offriamo gratitudine a voi, discepoli di Srila Prabhupada. Facendo questo è come offrire un atto d'amore a Srila Prabhupada stesso. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha distribuito il messaggio dell'amore a tutti. Così anche Srila Prabhupada ha creato una casa dove tutti possono vivere e voi discepoli fate altrettanto. Siete fonte di ispirazione, offrite benevolenza e siete un rifugio in questo mondo instabile e precario. Srila Prabhupada ha insegnato i principi brahminici come la purezza, l'austerità, la semplicità, l'equanimità, l'onestà, la conoscenza e la saggezza. Tutte queste qualità le riconosciamo nella tua persona, caro Trai Prabhu. Elogiamo la tua dedizione nel servizio devozionale. Riconoscere la grandezza di Srila Prabhupada per noi significa anche vedere le buone qualità dei suoi discepoli. Caro Trai Prabhu, noi ti conosciamo da 30 anni e oggi ci sentiamo di testimoniare la fortuna di aver avuto la tua preziosa associazione. Il tuo esempio e la tua fedeltà, Srila Prabhupada, sono fonte di ispirazione e fiducia. Srila Prabhupada amava tutti i servizi, ma nello stesso tempo amava in un modo speciale il Sanghita Yagya, la distribuzione dei suoi libri. Tu rappresenti un grande esempio perché hai svolto questo servizio per molti anni. I tuoi ornamenti sono la sincerità, l'umiltà, la riservatezza, qualità di una persona che sa lavorare all'interno della propria coscienza. La tua conoscenza è una conoscenza realizzata grazie alla tua lunga e seria pratica nel servizio di devozione. Oggigiorno, in questa società materialista, le persone sono a volte superficiali. C'è la tendenza a vedere le cose esterne, ma noi praticanti spirituali sappiamo che non è oro tutto ciò che luccica e al di là delle apparenze molto spesso si nasconde insicurezza e instabilità. Caro Trai Prabhu, grazie alla saggezza che hai imparato da Srila Prabhupada, tu sei un faro e sai offrire sicurezza e stabilità attraverso il tuo buon esempio. Il lavoro che dobbiamo fare su noi stessi è quello di qualificarci per sapere ascoltare i tuoi insegnamenti realizzati. La Bhagavad Gita ci insegna che l'umiltà e l'assenza di orgoglio sono le prime qualità per sviluppare una reale conoscenza spirituale. Queste qualità ci aiutano a rimuovere il denso velo dell'illusione, delle apparenti qualificazioni materiali e della conoscenza accademica.
Per accedere al livello della realtà spirituale si necessita della misericordia del divino attraverso i suoi sinceri devoti. I livelli più intimi di conoscenza vengono resi accessibili dal Signore quando è soddisfatto della nostra attitudine e dal modo in cui noi ci relazioniamo attraverso il dare e il ricevere. Io non so come mai ho trovato questa lettera di alcuni anni fa, ma penso dal profondo del mio cuore che Krishna abbia voluto che io te la rioffrissi e sono molto felice di farlo. Voglio concludere rinnovando il nostro apprezzamento per le tue nobili qualità Vaishnava e per il tuo meraviglioso servizio che svolgi insieme a tua moglie Krishna Loka, una mia cara amica di molti anni. Buon compleanno e lunghi anni di servizio. Sinceri omaggi, Prita, Raghunath, Mohini e Rohini. Arriva! E poi un'altra cosa, al di là di tante parole, vogliamo dirti una cosa molto semplice, che ti vogliamo veramente tanto bene. Arriva! Anche noi vogliamo bene. Avremo la grande fortuna che fra poco, lunedì prossimo, avremo Raghunath e Prita. Ah, è vero! All'ora 19:30, lunedì prossimo, a spiegare come sono riuscito a stare insieme per 40 anni. Ah, beh! se vi raccontiamo questo, dopo vi prendete paura. Anche voi siete grandi esempi di che ci conosciamo da 30 anni. Vuol dire sì. Che ci siete anche voi da 30 anni. Rohini e Mohini, da quanto siete sposati? Tanti anni anche loro. 28. 30. No. 29. 29. 29. Anche noi. Come noi. Eravamo vicini di casa. Siamo abbastanza vicini di casa, sì. Sentivano le nostre... le nostre urli. Discussioni. Veneti. Sestimenti iniziali. Che bella sorpresa, grazie. Sì, grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie. Saluto a tutti. Auguri, auguri. Grazie, grazie tanti a questi bellissimi devoti di Vicenza. Piacenza. Abbiamo dei devoti di Perugia che vorrebbero parlare, e non so il loro nome, però se ci sono, prego, devoti di Perugia, vi diamo spazio. Ci siete? Forse no. Dani, ci sono oppure no questi cari devoti di Perugia? Ah, scusami, sa che erano loro, mi sono confuso. Non ho parlato, scusami. Ok, okay, allora continuiamo con Erika. Hare Krishna, i miei omaggi, buon compleanno Prabhu. Anch'io ho scritto... quello che è stato detto, concordo e condivido tutto quello che è stato detto, le bellissime condivisioni di tutti gli altri. Io non sono così brava a scrivere, quindi sarò molto breve, ma leggo perché faccio meglio. Hare Krishna, i miei omaggi e tutte le glorie a Srila Prabhupada. Buon compleanno Prabhu, con l'augurio di non rinascere più in questo mondo materiale, ma di rimanerci il più possibile per continuare ad aiutare tante anime bisognose a ritrovare la via per ritornare a casa. Sono arrivata a Bologna tanti anni fa e solo negli ultimi anni mi si è chiarito perché il mio cuore ha scelto questa città. Dovevo incontrare la coscienza di Krishna e di questa città per la misericordia di Krishna ho incontrato una guida speciale come te e come la tua cara moglie Krishna Loka. Infinitamente grazie per condividere ogni giorno il nettare del puro amore per Krishna, per i preziosi insegnamenti, per la tua dedizione esemplare, per la tua umiltà, per la tua pazienza e tolleranza, per essere un eccesso canale di trasmissione di questa meravigliosa conoscenza trascendentale, che tu possa sempre continuare a servire al meglio Guru e Krishna, ispirando migliaia e migliaia di anime alla ricerca della verità. Spero a mia volta di poterti servire nel migliore dei modi, anche se non potrò mai servirti bene quanto meriteresti. Tua servitrice, Erika. Traidas Prabhu Ki Jai. Grazie. Erika Mataji Ki Jai. Che lei è molto stabile tutta la mattina, tutti i giorni,
all'ascoltare il Srimad Bhagavatam. Sei un ottimo esempio. Anche voi. Anche. Siete sempre presenti. Ah, ok. Grazie, grazie tanto Erika per il tuo esempio, per queste bellissime parole per Trai Prabhu. E mi sembra di capire, correggetemi se sbaglio, ma Giridhari Prabhu vorrebbe leggere, vorrebbe offrire la sua qualche parola tra i Prabhu. Giridhari Prabhu, sei... Hare Krishna. Hare Krishna, arrivol. Buon compleanno tra i Prabhu. Hare Krishna. Con Trai Prabhu ci conosciamo anche noi da tanti anni, non tanti come gli altri, però da tantissimi anni. Anch'io ho potuto apprezzare la... Ecco qua, c'è anche Gandharvika. Abbiamo potuto apprezzare la... Come si può dire? La stabilità? Non è una bella parola, stabilità, non mi piace tanto. Come si può dire? La determinazione, e la fede in Srila Prabhupada, no? La coerenza, ecco, la coerenza, quello volevo dire. La coerenza che sempre Trai Prabhu ha manifestato. Io lo conosco da tanti anni e ci siamo... Abbiamo dovuto attraversare anche insieme, no? Tanti, tanti momenti, alti e bassi, no? Della vita che passano. Però io ho potuto testimoniare proprio personalmente che... è sempre mantenuto un'altissima, elevatissima coerenza. E questo viene dal suo sadhana, che è spettacolare. Quando vengono a trovarci, che sono Katrai Dasa, perfino mio figlio si incanta a vederlo con tutta l'adorazione, tutte le procedure. E questo è davvero molto, molto ispirante. E come ho sentito anche prima, rende grande Srila Prabhupada, no? E quando i discepoli... sono così, così stabili, così fissi, così amorevoli, poi con questo spirito proprio di diffondere il messaggio di Krishna. Come Krishna dice nella Bhagavad Gita, nell'ultimo capitolo, proprio verso la fine, dice che lui è estremamente soddisfatto, estremamente felice quando i suoi devoti diffondono il suo messaggio. E Trai Dasa e Krishna Loka ovviamente hanno preso tantissimo a cuore questa istruzione, questa benedizione. Infatti prima pensavo, no? Dicevo, ah, che fortuna che sono venuti a Bologna. Beh, per qualcuno è una fortuna, per qualcun altro è una sfortuna, capito? mi veniva un po' di invidia spirituale, capito? Dicevo, ecco qua, sono andati a Bologna. E una cosa che ricordo a proposito, perché prima tu si Prabhu, no? Mi diceva dei 50 anni, di questo articolo sul giornale. In effetti anch'io ho partecipato a questo Lila trascendentale al centro di Padova. Nel 96 ero stato la prima volta al centro di Padova, poi nel 97 è arrivato Trai Prabhu, no? E allora c'era Dina Dayardra Prabhu che diceva, ah, domani devi venire per forza. Io praticamente ce n'avevo quasi ogni giorno al centro di Padova. Domani devi venire per forza perché domani arriva il devoto anziano, arriva un devoto anziano, insomma, tu, c'era questo devoto anziano e io già me lo immaginavo con la barba bianca, no? Sai, quelli yogi con il coso sopra, sai, mi immaginavo una cosa del genere. Insomma, poi il giorno dopo ero lì, no? E c'era Dina Dayardra Prabhu che mi parlava, che parlavamo, no? Che lui era anziano. Quanti anni aveva quella volta? Non so, 70 già, forse lui aveva 70 anni quella volta, non mi ricordo adesso, ma insomma lui dimostrava molti anni, insomma, no? E gli faccio, scusa, ma non mi avevi detto che doveva venire un devoto anziano oggi? E proprio in quel momento Trai Prabhu passava, no? E fa, sì, eccolo, è quello lì, ma è anziano, quello ci avrà 30 anni, il devoto anziano. Per cui poi Trai Prabhu è diventato famoso in tutta la ISKCON come il devoto anziano di anima, perché di corpo dimostra sempre almeno 20 anni meno di quelli che effettivamente... Infatti 70 anni è sicuramente un bellissimo traguardo, ma ancora adesso non li dimostri per niente. Mi sa che dimostro io 70 anni piuttosto che a te. Quindi tanti auguri e grazie davvero per essere un esempio per tutti noi. E a me, per me sei stato un faro della fede, quindi... sicuramente ti dovrò per tutta la vita, per l'eternità, la mia quel pizzico di bhakti che sono riuscito a prendere dal maestro spirituale, da Srila Prabhupada e dall'ISKCON, insomma, sicuramente lo devo a te.
Il pizzico è colpa mia perché sono un pizzico, tu mi hai dato tanto però. Ah no, c'è un'altra cosa che volevo dire. Allora, c'è un'altra cosa che volevo dire, che Trai Prabhu è stato l'unico al mondo che ha potuto rispondere alla domanda, alla fatidica domanda, che era l'unica domanda alla, che se avessi avuto la risposta a quella domanda sicuramente lì mi sarei fermato per sempre. Che cos'è l'amore? Me la ricordo ancora, avevamo la pancia piena perché aveva cucinato lui come al solito benissimo. Avevamo mangiato a Padova, avevamo mangiato benissimo, non mi ricordo che cosa, perché era veramente una squisitezza dietro l'altra. Anche Krishna Loka ovviamente cucinava, era un po' tutti, c'era Gandharvika anche, insomma, però le preparazioni tra i Prabhu, l'alava, i puris con le mele cotte, spettacolari proprio. E insomma, ero lì e ero tenuto alla domandone finale, no? Come? Perché, detto, beh, perché avevo tante domande, poi passavamo giorni e giorni e tra i Prabhu a parlare, io a fargli domande, lui a rispondere, un libro aperto, perché se chi, per chi non lo sapesse, tra i Prabhu ha molta conoscenza perché studia tutti i giorni, continuamente. Insomma, il domandone finale me lo sono tenuto alla fine. E gli ho detto, ma che cos'è l'amore? No? Che cos'è l'amore? E lui subito, amore è servizio. Ma nel momento in cui me l'ha detto, come me l'ha detto, è stata una realizzazione. È lì che ho capito molti errori che avevo fatto nella vita e ho capito che quello lì era il mio sentiero. Infatti poi subito dopo gli dissi, no, sì, no, mi piace tutto di questo sentiero della Bhakti, mi piace tutto, solo non ho capito, ma perché Krishna? A cosa serve? Ma Krishna, a cosa serve? Allora Trai Prabhu fa... Krishna Loka rideva, no? Squarcia la crepapelle, lei rideva. E lui fa, boh, ma questo lo vedremo dopo, dai. Grazie Prabhu, grazie davvero. Auguroni, grazie a tutti e due, grazie. Buon compleanno. Ok, grazie mille. Giridhari Prabhu e Gandharvika. Adesso abbiamo in ordine Nico Di Salvo e dopo vi dico un po'. Katia Franco, poi Dinanath Prabhu, poi Elena e poi io e poi ancora altri, quindi preparatevi. Arribol Nicoletta. Arribol a tutti voi, tanti auguri. Io ho scritto due cose, ho fatto un messaggio molto stringato, ma c'è proprio tutto quello, in queste quattro parole c'è proprio tutto quello che provo nel seguirvi, nell'ascoltare le tue lezioni e delle cose che hanno portato nella mia vita soprattutto. E quindi il messaggio che ti offre è questo. Grazie di essere venuto su questa terra ed averci donato la tua compassione. Nei momenti belli e come nei momenti difficili, ci hai accompagnato indicandoci sempre l'essenziale, ciò che veramente conta nelle nostre vite, l'amore per Krishna. Non ti potrò fare una torta, perciò te ne farò una virtuale, decorata con la riconoscenza e la gioia di averti con noi. Grazie e tanti auguri. Buon compleanno. Grazie Nicoletta, Hare Krishna. Hare Krishna. Bene. Grazie tante Nicoletta Mateji. Ok, quindi a seguire abbiamo Katia e Franco. Arrivo! Eccola! E Elisa Rada. Quasi dimenticavo. Buon compleanno! Alibol Elisarada. No, basta così, hanno già capito.
Ok, allora io ho scritto due righe per quanto mi riguarda e poi Franco esprimerà le sue emozioni. Allora, caro Traidas Prabhu, innanzitutto in questo giorno benedetto che 70 anni fa ti ha visto, ti ha accolto su questo pianeta con la meravigliosa missione di aiutare e guidare spiritualmente tante persone, per favore accetta i miei più sinceri auguri di buon compleanno. Avrei moltissimi motivi per cui ringraziarti, fra cui quello di essere per me e per la mia famiglia un esempio perfetto. Generalmente ciò che si desidera e si richiede implicitamente ai genitori è di insegnarci attraverso il loro esempio e la loro condotta. Standoti accanto si scopre quanto tu abbia interiorizzato i valori Vaishnava. Non c'è stato un solo giorno da quando ti conosco in cui tu non abbia mostrato, ma è difficile, in cui tu non abbia mostrato di rispettare gli altri senza aspettarti rispetto in cambio. Sei un esempio da cui possiamo vedere e apprendere la tolleranza, la pazienza, la sobrietà, il dedicarsi agli altri nella missione del tuo maestro Srila Prabhupada, cucinando per tutti instancabilmente prasadam e insegnando a tutti la filosofia Vaishnava. Io ti ringrazio di cuore di essere per me e per la mia famiglia il nostro preziosissimo e amatissimo Shiksha Guru, il nostro riferimento spirituale. E grazie di esserlo con un atteggiamento amorevole, da padre, oltre che da insegnante. Grazie appunto di rispondere alle nostre domande, alle domande che ti poniamo, in un mood al contempo autorevole, mai autoritario, e con l'amore e la disponibilità di un familiare. Grazie di essere vicino ad Elisarada, a Franco e a me. Grazie per la saggezza che ci dispensi e per l'amore che ci regali. Con tanto rispetto, ammirazione e tanto, tanto affetto. Katia. Grazie, Katia. Grazie, buon compleanno. Buon compleanno. Buon compleanno. Grazie. Grazie. Katia è stata più brava, lei ha scritto... Invece vado, vado a Jet, sarò più breve. Però devi essere breve, perché esatto. Tocca anche agli altri. Scusate per un po' di momenti di distrazione. Devi parlare papà. Io t'avevo detto di non fare vi ringrazio. Parlo anche al plurale perché comunque siete veramente vedi a ridere che mi sto per dire delle cavolate. Stai muta. Scusate. Dai, parti. No, vi devo ringraziare veramente tanto perché parlo al plurale, perché siete una famiglia veramente un esempio. E di esempi così ce ne vogliono. E, grazie perché comunque Traidas sei stato anche il primo a benedire nostra figlia Elisarada. Ed è veramente importante a darci e a darmi soprattutto tante informazioni sulla vita Vaishnava. E grazie per come vivete, per come vivi. Questo esempio per me è fondamentale perché comunque non imponi mai le cose, ma lo fai sempre con una grande delicatezza e grande gentilezza. E io lo apprezzo tanto. E nei momenti di difficoltà ci sei e ci siete sempre, molto di più della nostra famiglia di sangue. E grazie davvero per l'amore che ci date sempre incondizionatamente, e per noi è veramente tanto. E, egoisticamente parlando, spero di passare con voi ancora
tantissimi anni, perché insomma, abbiamo veramente bisogno del vostro insegnamento. Quindi grazie, buon compleanno e spero di abbracciarti, di vederti dal vivo, perché tutta questa elettronica un po' mi sta saturando, però veramente con tanto amore vi voglio bene. Adesso puoi dire buon compleanno. Buon compleanno, va bene. Auguri! Grazie. Grazie a voi per l'audio adesso che sta cominciando proprio oggi, di l'audiolibro Ritorno a casa, e anche per lo Srimad Bhagavatam, veramente bellissimo servizio. Belli, li ascoltiamo io mentre faccio i mestieri, le cose, ti accompagnano. Infatti a volte è vero che col libro non puoi fermarti perché hai da fare, invece con l'audio... Grazie. Grazie a te per averlo reso possibile, perché non è stato facile. Grazie a voi. Grazie Katia, grazie Franco, Elisa Rada, grazie tante. E adesso Paramananda Prabhu, perché è un po' di fretta e quindi ascoltiamo lui prima degli altri. Hare Krishna, omaggi tra i Prabhu, omaggi sinceri, tutte le glorie a te, gloria Srila Prabhupada. E in realtà non ero di fretta, ma preferisco non essere tra gli ultimi perché voglio sentire tutti voi. E però parto ora. E tra i Prabhu io non ti ho scritto nulla, ma ho la scritta nel cuore, e anche se a volte non mi esprimo direttamente a te, so che c'è una comunicazione molto profonda che tu percepisci. Io ti posso solo dire che esterno proprio la mia gratitudine nei tuoi confronti, e quando vedo te vedo una parte di Srila Prabhupada, proprio quella strada maestra, avvolgente, accogliente, sicura, e anche di fronte alle difficoltà sempre accorato a Krishna. Quindi dietro un grande uomo c'è sempre anche una grande donna, quindi devo essere proprio grato anche ovviamente a Krishna Loka. Anch'io ho dei ricordi belli di quando, insomma, qualche decennio fa, forse due o quasi tre decenni fa, di quando vi incontrai al Tempio di Bentivoglio, era un periodo che andavo assieme a Tulsi Prabhu, allora Tiziano e io Paolo. E mi ricordo i vostri volti, mi ricordo Krishna Loka con lo Srimad Bhagavatam in mano e presi il primo Srimad Bhagavatam da te, cara Krishna Loka, da te tra i Prabhu, che sempre uniti nella vostra mission, sempre uniti nell'esperienza più bella che avete sempre sentito, che avete tuttora volete condividere. Mi ricordo che proprio tra i Prabhu mi dicesti che avevi fatto tante esperienze, avevi fatto diversi studi, anche se già eri giovane quando ci siamo conosciuti, e però tu mi dissi proprio sinceramente: se trovo una via migliore di questa, cambio volentieri. Ma eri talmente certo che non esisteva altro. Ed eri così teneramente sincero nell'offrire la gioia che Srila Prabhupada ti ha trasferito, e quindi sei una bandiera, posso parlare al plurale, per tutti noi. E se posso avere un augurio, anche un po', se vogliamo, egoistico, è quello che... Di non smettere mai di avere la tua associazione, di avere la tua amicizia, e perché no, di seguirci anche di pianeta in pianeta fino a raggiungere il massimo che si possa. È chiaro che tu sarai sempre avanti e spero in una tua fune che arrivi, però devo dire che grazie a persone come te, Krishna Loka, ho la fortuna proprio
esprimere, no, una felicità mia personale e avere anche una garanzia di sicurezza nel percorso, perché le prove le abbiamo tutti, le avremo tutti. Sappiamo che Krishna è il gioiello migliore che praticamente si possa donare alle persone, alle creature, però ha un caro prezzo, e quindi, come tutti i gioielli, siamo comunque contenti di spenderlo questo prezzo, ed è anche un felice momento quando ci impegniamo in questo bel acquisto. Io rinnovo di nuovo accoratamente i miei migliori auguri, tanta salute tra i Prabhu, tanta predica futura e grazie ancora. Auguri Prabhu, grazie a voi. Grazie. Hare Krishna, grazie mille Paramananda Prabhu e la tua moglie, grazie per questa bellissima offerta. E ora in ordine abbiamo Monica e Salvatore, presumo, e poi Dinanath, sua moglie, e poi Elena. Poi io. Queste liste arrivano dalla regia. Ok, quindi sì, Monica, prego. Hare Krishna, miei omaggi, Hare Das. Quando ti ho conosciuto, mi avevano detto che avrei incontrato un maestro spirituale che poteva essere molto importante per me. Ma io rimasi un po' perplessa perché... vedere un maestro dedicato a Dio, responsabile di un luogo di culto, un discepolo di Prabhupada, in un piccolo locale così, oscurato da un bar, in una viuzza anche anonima della città, in realtà mi rese scettica, devo dire. Non coincideva con l'idea e con l'esperienza che avevo, diciamo, degli uomini di Dio fatti in altre istituzioni che avevo conosciuto. Ero confusa soprattutto dal fatto che tu cucinassi per tutti, ma in cattedra c'erano sempre altri. E non capivo perché il tuo posto era come se fossero invertite. E così non capivo perché mi trovavo lì e che cosa volesse Dio da me, perché mi aveva portato in quel posto. Diciamo, in questi 12 anni ho condiviso tante cose con te, momenti felici, più o meno felici. E mi è diventato chiaro col passare del tempo perché mi trovavo lì, perché dovevo conoscere le qualità di un devoto, di Krishna, e che cosa volesse dire il servizio umile e incondizionato a Srila Prabhupada. In te non ho mai visto dubbi, non ho mai visto offese, cadute, ma sempre questa abnegazione al tuo maestro e anche una sottomissione a Krishna che mi ha sempre colpita. E, sempre parole di incoraggiamento, di speranza. E non mi sono neanche mai sentita umiliata, nonostante le mie mancanze. E tutte le volte che ho avuto bisogno di te ti ho sempre trovato. Potrei raccontare tanti momenti, ma non è questo, non c'è tempo. Oggi... voglio, sopra ogni cosa, però voglio dire che spero davvero di non dimenticare mai, che mi rimanga sempre la lucidità fino all'ultimo del tuo esempio, soprattutto davanti alle difficoltà e anche alle critiche. Più volte mi hai detto che se si rimane saldi nella sadhana e negli insegnamenti, nell'osservanza degli insegnamenti degli acharya, non si deve avere timore. E infatti non ti ho mai visto né timoroso, ma soprattutto non ti ho mai visto arrabbiato. E anche davanti agli attacchi ricevuti, non ti ho mai visto con la volontà di difenderti, di affermare le tue ragioni, di voler convincere l'altro. Ho sempre visto la compassione... perché nessuno si perdesse, l'attenzione a che nessuno si perdesse, e tutto questo anche nonostante la sofferenza che ho visto in te.
Così dirà, diciamo che misurando la distanza tra la mia coscienza e la tua, capisco anche la mia miseria e capisco la via, la strada che devo fare, quanta strada devo fare, e questo è importante. Ti ho visto chiedere scusa anche per mancanze inesistenti, solo per spegnere i conflitti. Ti ho visto dare rispetto a tutti, curarti del centro Vaikuntha e di noi, come se fossimo i tuoi figli, senza mai chiedere nulla. A me non hai mai chiesto nulla in cambio. Ti ho visto sempre stare nella posizione del servitore, dei servitori. Ho realizzato l'amore di Krishna per me attraverso di te, attraverso il tuo sostegno, per come mi hai accolta, nonostante la mia arroganza e anche la mia vanità, e come sei stato rifugio spirituale per mio figlio, Samuele. E io non posso chiedere di più, non si può chiedere di più. E mi ha insegnato che l'amore non fa rumore, non è orgoglioso, non si vanta, non vuole le prime posizioni. E l'amore non si dice, ma si pratica, e per questo sono in debito. E ti auguro davvero un buon compleanno. E ti voglio tanto bene a te, a Krishna Loka. Grazie, dici di passare la parola a Dinanath. Salva. Ok, perfetto. No. Dinanath Prabhu, se sei pronto. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, caro Traidas Prabhu. Tanti auguri a te. Arrivò, cari devoti, vi vogliamo molto bene. Tanto, 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 tanto bene. Allora, anch'io, anche noi, vogliamo dire due parole così di cuore. Apprezziamo tantissimo servizio costante nel Good Net Belt Times, anche la capacità quando siete venuti a Bologna, la vostra non capacità, la volontà di capire come funziona la mente dei giovani, che non è sempre stato facile e non avete mollato mai, sia tu e Krishna Loka. Noi siamo beneficiari di una cosa particolare. Krishna Loka e Traidas Prabhu hanno portato tanti, tanti sadhu a casa nostra a mangiare. Questa è una cosa particolare di cui siamo molto, molto grati. È raro spesso conoscere questi maestri, si vedono a fare la lezione, li vedi da distante, molti sono molto famosi, hanno molti discepoli. E tanti questi si sono seduti nella nostra umile, piccolissima casa di 60 metri quadri. Quindi grazie di questo, ti auguriamo che questi amici vengano ancora a trovarti e la nostra porta è aperta. La nostra cucina è pronta. Pizza. È la nostra pizza, la pizza di Dinanath. E poi un'altra cosa speciale. E Centro Vaikuntha, dove abbiamo conosciuto tante persone davvero speciali, alcuni dei quali sono diventati parte della famiglia, amici veramente intimi, e quindi grazie anche di questi gioielli preziosi. Grazie di tutto, vi vogliamo bene, a presto dal vivo, si spera. Un abbraccio a te, a Krishna Loka. Hare Krishna, Traidas Prabhu, volevo anch'io insomma ringraziarti di cuore per la vostra presenza indispensabile per moltissime persone in questa parte, diciamo, d'Italia. E anche se non sono stato praticamente molto presente, però volevo praticamente dirti che
appunto ti volevo ringraziare diciamo moltissimo per tutto quello, intanto per la tua presenza come anche appunto gli altri devoti hanno evidenziato, esemplare, e quindi sempre praticamente comunque sapere che tu ci sei è una cosa praticamente importantissima, perché appunto per me, per tutti gli anni che ti conosco, molti anni, ti ho sempre visto come insomma un faro, cioè una luce, e anche appunto un esempio, come hanno già detto anche gli altri devoti, insomma sempre praticamente insegnare appunto con l'esempio in tutti i servizi. E quindi ti volevo appunto ringraziare appunto per questo, e appunto ti auguro comunque di con tutto il cuore di avere appunto il pieno successo in questa vita, e grazie ancora, tanti auguri. Hare Krishna. Haribol. Un grande grazie anche appunto a Krishna Loka, appunto pari merito, e che comunque sono in debito comunque con voi in tutto e per tutto. Hare Krishna, grazie Haribol. Hare Krishna, Dinanath Prabhu e Ayachachi Mataji Ki. Grazie, che bello vedervi, grazie per queste bellissime offerte. E Salvatore Prabhu? Hare Krishna Tridas, buon compleanno. I miei rispettosi omaggi, tutte le glorie a Srila Prabhupada. Innanzitutto, appunto, buon compleanno, sono infinitamente grato a te per l'attenzione e la gentilezza che hai avuto in questi anni per tutti i devoti e i frequentatori del centro Vaikunta. Hai sempre supportato tutti insieme a tua moglie Krishna Loka, sei sempre stato disponibile, paziente ad ascoltare, e ti ho sempre apprezzato per le tue qualità di predicatore, per il tuo modo di fare sobrio e accogliente. Provo ammirazione per la tua dedizione nel preservare gli insegnamenti di Sua Santità Srila Prabhupada. Da 50 anni ormai porti avanti la sua missione, consolidando ogni piccolo dettaglio della sua dottrina nei libri come la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, i libri di Krishna, che leggi e commenti appassionatamente ogni mattina nei canali social web con cura infaticabile. Sei stato sempre per noi un esempio e un sostegno tangibile, utilizzando la tua umiltà, la semplicità, la compassione. Una volta, durante una conversazione, mi hai suggerito di mantenere il contatto con l'anima, e così hai detto avrai una vita spirituale sana. Cerco di continuare su questa strada. Ti ringrazio perché mi hai permesso di conoscere grandi maestri spirituali, il cui carisma tuttora sostiene la mia sadhana. Hai sempre sviluppato un atteggiamento di amicizia, tolleranza, hai avuto sempre misericordia di ognuno di noi. Grazie di cuore, Tridas, per quello che sei. Non lo dimenticherò mai. A te tutta la mia riconoscenza. Auguri infiniti. Il tuo servitore, Salva. Grazie, Salvatore. È stato nostro Salvatore in India. Noi eravamo in India in viaggio. Ben accurati tutti.
il nostro infermiere personale. Salva Prabhu chi? Jai. Ok, quindi se ho il permesso di tutti i Vaishnava, leggerei la mia prima di passare ai restanti. Daniele e non saprei. Daniela? Elena, c'era Elena in lista. Anche. Ah, prego, Elena. Elena, allora abbiamo. Elena, prego. Hare Krishna. Haribol. Sei muta al momento, non ti sentiamo. Hare Krishna, mi sentite adesso? Scusate, sono molto emozionata perché ho sentito tutte le vostre offerte e mi hanno emozionato moltissimo. Anch'io ho scritto una piccola offerta, però adesso non la riesco a leggere perché per stare qua con voi ho dovuto dare il computer a Dario per guardare un cartone, scusate, al bimbo. Perciò dico come mi viene dal cuore. Allora, voglio dire che ho conosciuto Trai Prabhu, mi ricordo benissimo quel giorno, è stato ad ottobre del 2011. Io ho frequentato il centro Vaikuntha allora da un mesetto e voi eravate in ferie quando sono arrivata per la prima volta. Quindi vi ho conosciuti un po' più tardi. E allora mi ricordo che in quel periodo ho cominciato a guardare i video su Srila Prabhupada, quei video fatti dai suoi discepoli, ci sono tantissimi video, per fortuna sono tradotti in russo, e allora ho cominciato a guardarli e mi stavo innamorando di Srila Prabhupada, perché quei video hanno un'atmosfera di amore così bella dei discepoli di Srila Prabhupada per il loro maestro spirituale, quindi ero molto conquistata da questo sentimento che ho percepito. E allora mi ricordo quando ad ottobre siete già tornati. Un devoto mi ha detto che Trai Prabhu è un discepolo di Srila Prabhupada. E allora io ho cominciato a pregare Srila Prabhupada che mi permetteva di parlare con Trai Prabhu. Perché non mi sentivo ad avvicinarmi così da sola senza essere presentata da qualcuno. E allora io stavo pregando proprio con tutto il cuore, ma prego Srila Prabhupada, vorrei parlare così tanto con il tuo discepolo. E allora, quando ci siamo tutti seduti a tavola per mangiare il prasadam, preparato immagino da Trai Prabhu, perché era buonissimo, e io continuavo a pregare così nel mio cuore, e poi ho visto che Trai Prabhu si avvicinava alla nostra tavola, da me. Io ero così felice, perché per me era un segno di Srila Prabhupada che lui ha accettato la mia preghiera. E allora Trai Prabhu si è seduto vicino e ha cominciato a parlare con me da solo. E quindi mi ha chiesto di dove sono, perché sono venuta e tutto. E allora io mi sono sentita in quel momento molto accolta. Mi sentivo già nella mia famiglia, ma io mi sono sentita accolta come da un padre molto amorevole. E da lì ho sentito sempre solo amore dalla tua parte nei miei confronti. Io ti sono molto grata. Per me sei veramente un esempio di un Vaishnava esemplare. E quando abbiamo adesso elencato tutte le qualità Vaishnava, io mi sono ricordata di una qualità del Signore, di Krishna, scusa, un attimo, scusate, devo spostarmi in un'altra camera, un attimo, perché è arrivato mio marito, io ero nascosta nella sua camera, e allora mi sono ricordata di questa qualità, che il Signore, diciamo che lui ama ogni persona, sì, ogni anima, però ogni anima si sente amata particolarmente, che ha una relazione particolare con il Signore. E allora vi dico la verità, io ho sentito questa qualità da voi, da Krishna Loka e da Trai Prabhu, perché nei primi anni mi sono sentita particolarmente amata da voi. E mi sembrava che
voi amate così solo me, che volete bene solo a me così. Ma poi dopo ovviamente ho notato che voi volete bene così a tutti. E questa è una qualità veramente molto bella, perché si dice che un puro Vaishnava, un puro devota, acquisisce le qualità del Signore, di Dio. E quindi è un'altra testimonianza che voi siete molto, molto bravi. Io vi sono molto grata perché avete fatto tanto per me. Per me siete come un re e una regina. Da voi posso accettare tutto. Sapete che c'è un proverbio che il re e la regina sono fuori tutti i sospetti, no? E quindi io posso da voi accettare tutto, perché so che i vostri motivi sono molto puri. E grazie a voi io sono stata accettata anche dal mio maestro spirituale. E grazie per tutto. E sono molto grata. Vi voglio tantissimo bene. Hare Krishna. Krishna, grazie Elena. Grazie, grazie per questa bellissima offerta così spontanea, senza lettura. Ok, quindi procediamo. Dopo Daniela. Ok, io. E dopo di me Daniela Lotti. Sorry, dopo Elena io e dopo di me Daniela Lotti. E poi ci sarà anche Roberto con Giada, poi Daniele e qualcun altro ancora. Poi Valtteri di Massimo da Londra. Massimo e Felicia da Londra, certo. E, ok, una cosa che pensavo prima di leggere è che mi sono ricordato di un momento in cui Prabhupada era a Los Angeles o San Francisco e è scritto nella Rita che ha detto a un certo punto, credo a Kirtananda o a qualcuno che fosse là, qualche discepolo che era con lui, che io non conosco Krishna, ma conosco il mio Guru Maharaj, conosco il mio maestro spirituale. Ha detto questa affermazione che è rimasta storica. E quello che ha detto Elena e molti altri devoti prima è veramente... Noi conosciamo Krishna perché abbiamo conosciuto i devoti. Sarebbe impossibile altrimenti. Krishna si rivela attraverso i suoi devoti. E tutte queste testimonianze mi sembra proprio che enfatizzino questa verità. Ok? Carissimo Tre Prabhu, tanti auguri di buon compleanno. Per favore accetta i miei insignificanti omaggi ai tuoi piedi di loto che seguo e che mi mostrano la strada. Tutte le glorie a te, carissimo Prabhu, e al tuo eterno maestro Srila Prabhupada. Se io sono devoto oggi è per la misericordia di devoti come te. E la prima volta che sono stato al Vaikuntha ho pensato, ma che razza di posto è questo? Esatto, come... Poi quando ho conosciuto te ho pensato, ma cosa ci fa questo uomo così di... Cosa ci fa qua questo uomo così dignitoso? Ma le apparenze di questo mondo materiale ingannano. Mi ci è voluto poi tanto tempo per capire che la Bhakti funziona per vie miracolose e misteriose e mistiche, mai secondo logiche prevedibili o razionali. E che anche i devoti, proprio come te, essendo strumenti della Bhakti, operano anch'essi secondo logiche magiche ed incomprensibili. Grazie Trai Prabhu, perché mi sono sempre sentito supportato ed ascoltato e apprezzato da te. Seppure ne abbia molti, ma non mi sono mai sentito in colpa per i miei attaccamenti o i miei condizionamenti stando con te. Mi hai sempre lasciato i miei spazi e la mia libertà. E queste sono rarità nei leader spirituali. E dopo quasi 4 anni di vita in un tempio lo posso confermare. Tu sei esperto, sei un maestro esperto. E questa, Daksha, è infatti una delle 26 qualità del devoto. Il devoto è esperto. La tua equanimità, le qualità, delle 26 qualità, è ciò che colpisce ed attrae coloro fortunati che ti osservano. Non vi è differenza come tratti le persone, sei un amico di tutti gli esseri viventi, proprio come un vero Vaishnava, e come i Brahmana descritti
nel dodicesimo, i Vaishnava descritti nel dodicesimo capitolo, il servizio devozionale della Bhagavad Gita. Non ti ho mai sentito criticare un'altra persona, che dire dei devoti. Non cerchi mai di essere qualcuno che non sei e non ti ho mai sentito parlare a sproposito. Sei autorevole? No. Non sei autoritario, ma sei autorevole. Pure una persona arrogante come me può sentirsi a suo agio. Ok, riprova. Pure una persona arrogante come me può sentirsi a tuo agio con te. Krishna, Haribol! Ok, grazie per il supporto. Ok, pure una persona arrogante come me può sentirsi a tuo agio con te, anche se non me lo merito. Questo è perché sei umile. E anche se dovrei comportarmi nei tuoi confronti, anche se dovrei comportarmi nei tuoi confronti come un servo debitore, tu invece mi accetti come un tuo pari e mi tratti come un amico. Troppo spesso lo si dà per scontato, ma è una grande fortuna, dopo milioni di vite, incontrare un vero maestro. E io finalmente a 21 anni ti ho incontrato. Dalla Chaitanya Charitamrita, 19.151, Brahmananda Brahmite Kona Bhagavana Jiva Guru Krishna Prashade Pai Bhakti Lata Bija. A seconda del loro karma, tutti gli esseri viventi vagano attraverso l'universo. Fra molte migliaia di esseri viventi, uno molto fortunato ottiene l'opportunità di associarsi con un maestro spirituale genuino per la grazia di Krishna. Per la misericordia di Krishna e il maestro spirituale, tale persona riceve il seme della pianta del servizio devozionale. Bellissimo verso. Ok, entrambi Diksha e Shiksha Guru sono uguali manifestazioni dell'energia di Krishna. Questo è Prabhupada che scrive nel commento. E a volte i discepoli, a volte nell'ISKCON ce lo dimentichiamo, no? Si dà più importanza al Diksha che al Shiksha. Entrambi Diksha e Shiksha sono uguali manifestazioni dell'energia di Krishna, Dio. E Guru Vakya, ovvero l'offesa a maestro spirituale, è Guru Vakya, offesa a maestro spirituale, a entrambi. Pensare che il Diksha Guru è più importante del Siksha. Sei un puro e leale discepolo di Prabhupada e la prova sta nel fatto che non vi è alcuna differenza tra quello che Prabhupada insegna e quello che tu insegni. Proprio come Prabhupada non ti ho mai sentito predicare di rasa lila o altri argomenti esoterici, ma rigorosamente attenerti agli insegnamenti dell'Acharya fondatore, così come sono. Il devoto Acharya è il devoto che guida e insegna con l'esempio, non con il carisma, l'eloquenza o la furbizia, come invece fanno i neofiti. È la purezza delle intenzioni che fa un grande devoto. Ok, quasi finito. La tua semplicità e la tua costante dedizione a questo straordinario movimento per la coscienza di Krishna ha attratto molte anime al servizio devozionale di Dio a Bologna e non solo. E io sono lusingato, fortunato di essere una di quelle tante anime fortunate. Spero e sogno di poterti aiutare nella tua missione, anche se non sono qualificato, di servizio a Prabhupada condividendo la cultura originale della Bhakti insieme a te, specialmente ai giovani studenti. Grazie di cuore, tuo umile servitore. Ok. Grazie. Inoltre c'è un piccolo video che abbiamo fatto, dura solo un minuto, non preoccupatevi, un minuto e qualcosa. E questa è l'offerta da parte di tutti i viaggiatori della Gita Express e in particolare Samuele Perrotta, che è qui, anche che ci sta ascoltando.
E quindi vogliamo condividere, concludere con questo video promozionale, che non è per i devoti ovviamente, è per il pubblico in generale. E quindi permettetemi di condividere lo schermo e mostrare questo bellissimo video. Ok. Un attimo soltanto. Per chi non lo sapesse, Gita Express è il nostro, è il programma che Mara e io conduciamo ogni domenica sera. E visto che io e Mara ci siamo conosciuti al Centro Vaikuntha proprio tanti anni fa, forse nel 2015, e diciamo che l'obiettivo anche di questo programma è nato proprio per soddisfare, reciprocare con il Centro Vaikuntha. Ed ecco qua. Gita Express nasce dal desiderio di conoscenza e nello specifico dal desiderio di voler approfondire il tema della spiritualità in relazione alla vita di tutti i giorni. La Gita Express è un viaggio meraviglioso che ti accresce, che ti migliora, che ti rende più consapevole verso il vero senso della vita. Una bellissima comunità di persone in cammino sulla via della perfezione. È quel momento della settimana dove potersi confrontare con altre belle anime che cercano di ritrovare se stesse e la loro vera natura. E abbiamo avuto dei contatti forti, sono persone che conosco, anche se non ho mai visto dal vivo. Un tema che va dritto alla profondità dell'anima. Con idee, opinioni diverse che di sicuro arricchiscono. E si trattano argomenti elevati in una chiave semplice. E lo facciamo senza paura, senza peli sulla lingua. E quindi non so cosa mi aspetta ancora, ma è fantastico. È un onore essere con voi. Sono molto grata a Gita Express per darmi l'opportunità di connettermi con la verità. Se almeno una volta nella vita vi siete chiesti in che direzione stiate andando, senza essere riusciti a darmi una risposta, la Gita vi saprà rispondere. Salite a bordo anche voi. Unitevi a noi ogni domenica sera. Qualsiasi persona stia ascoltando questo messaggio può salire a bordo in qualche modo. Quindi niente, ci troviamo alla Gita. Arrivo! Ok. Gita Express, Gita. Ok, grazie, cari devoti. Samu, vuoi dire qualcosa in merito a questo video che tu gentilmente hai fatto? Oh, tanti auguri e grazie, sono un po' commosso. Okay, grazie mille, Samu. Grazie, grazie a te, veramente. E Mara, invece, vuoi dire qualcosa? Arrivo alla... Buon compleanno, sono emozionatissima e onoratissima di essere qui a poter fare gli auguri. Non ho preparato una lettera, però posso dirti che fate parte della mia famiglia, la mia famiglia spirituale, che da quando vi ho incontrato la mia vita è cambiata, avete dato onore e dignità. Grazie al fatto di avermi fatto conoscere questa meravigliosa conoscenza, grazie per tutto quello che fai, grazie per tutte le persone che grazie al centro vengono e possono conoscersi e realizzarsi. Buon compleanno. Grazie Mara, Hare Krishna. Hare Krishna. E visto che siamo su questo lunghezza d'onda, Roberto e Giada? Ecco sì. Hare Krishna. Allora, io ho scritto i miei auguri a Tridas, ma non capisco quello che ho scritto, quindi cercherò di andare un po' intuito perché c'è dentro una parola sanscrita, quindi... Allora,
quando ci è stato detto di fare un omaggio a un maestro, per noi non sapevamo cosa fosse. E la cosa che mi è sembrata più corretta è stata non essere falsa. Noi ci conosciamo da poco e vi seguiamo da poco, però avete apportato un cambiamento enorme alle nostre vite e dopo tanto tempo finalmente sento che le nostre vite, la mia vita, sono complete. Abbiamo trovato una fonte, diciamo. E quando ci è stato detto di scrivere un omaggio per il Prabhu, abbiamo detto cosa scriviamo. E poi mi è capitato un giorno che a caso stavo leggendo un testo di Prabhupada. E Prabhupada diceva che esiste un luogo in sanscrito, un modo di dire, che è Tirtha. Tirtha è un luogo sacro, sostanzialmente. È un posto dove vai in pellegrinaggio. E lui dice, non c'è bisogno di andare in India per trovare Krishna o per visitare un Tirtha. Tirtha può essere anche una persona. E Tirtha è un posto di verità, pazienza, parole delicate e compassione. E credo che Tridas per me sia tutto questo. E basta, più di così non mi sento di dire. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie al vostro servizio. Vai. Tecnologia. Avanti, dai. Chi è? Il devoto di Shiva. Ah, Yuki. Avanti, dai. Om Namah Shivaya. Hai preso il canale sbagliato, Yuki. Mi manda un bacino, dai un bacino. Tanti auguri, non Namah Shivaya. Tanti auguri! Arrivo! Arrivo. E basta con la macchivaia! Insomma. Ok, procediamo, che si sta facendo sempre più tardi. E per completare con i ragazzi della Gita Express, chiederei a Daniele. Dani? Se è d'accordo di leggere la sua offerta. Arrivo Dani. Arrivo. Sono un po' emozionato, scusate. Caro Tridas Prabhu, ci siamo incontrati poco più di un anno fa in una fredda sera di fine inverno all'uscita di una sala cinematografica. Hare Krishna, il mantra, il movimento della tua amica ha dato inizio a tutto. Questo era il nome del film che mi stavo lasciando alle spalle. Mi ero recato lì con Monica e Salva, che avevo avuto la benedizione di conoscere solo qualche settimana prima, seguendo il programma Odium di meditazione e yoga condiviso, indirizzato ai giovani della città di Bologna. Ero subito rimasto affascinato dalla loro personalità, da quel modo così puro, semplice e diretto di presentare tematiche spirituali e condividerle senza interessi a tutti. Anzi, come un loro necessario bisogno di servizio, una loro missione. Sono molto grato a loro, senza i quali non sarei qui. Senza Monica, Salve e Shyam Govind, forse non ti avrei mai conosciuto, Tridas Prabhu. Senza di voi la mia vita avrebbe avuto molto meno senso. Eri lì insieme a Krishna Loka all'uscita di quella sala che stava per diventare pian piano buia e silenziosa. Eri lì con tanta energia ad offrire libri e prasada. Eri lì come sempre per offrire a tutti la bhakti, così proprio come ti ha insegnato il tuo maestro Srila Prabhupada. Rimasi molto colpito dalla vostra luminosità, quei vestiti orientali e quell'energia sottile che proveniva da voi. Cercai di non avvicinarmi più di tanto, pensavo che quella lì fosse un'altra scuola yoga, forse in competizione con quella di Monica e Salva. Ed io non volevo deluderli, ed avevo già deciso silenziosamente di stare con loro. Ma il cibo che loro offrivano era lo stesso di quello che mi avevano offerto poche ore prima ad Odium. Ricordo ancora quelle dolci palline di cocco buonissime, e anche alcuni libri che ripetevo lì erano gli stessi che avevo già visto a Odium. Pensai, quelle due persone devono avere qualcosa a che fare con Monica e Salvo. All'uscita dal cinema cerco di recuperare qualche informazione in più su di voi, facendo qualche altra domanda a Monica e soprattutto cercare di approfondire sul protagonista del film, Srila Prabhupada.
quel film che avevo visto era bellissimo, L'incontro con Tridas Prabhu e Krishna Loka, mi sembrava il giusto proseguimento. Monica allora mi accenna di un centro che ha un nome che a voi se non riesco a capire. È impronunciabile per me, così come molte parole e nomi nuovi cui stava venendo in ascolto. Salva mi spiega la via, cercando di darmi con la sua solita gentilezza molte indicazioni geografiche, ma io che conoscevo pochissimo Bologna, non posso fare altro che provare ad ascoltarlo, annuire, ringraziarlo e cercare di segnare le informazioni più importanti sul mio telefono. Ma riesco in ogni caso a pianificare un'altra puntata di quella storia. L'appuntamento è a sabato, per la festa del sabato, lì in quel centro, il nome impronunciabile e dall'epoca così difficile da memorizzare. Lì potrò incontrare nuovamente quelle due persone, lì potrò proseguire quella storia. Durante i restanti giorni di quella settimana non pensavo ad altro. Forse avevo trovato finalmente la strada che cercavo da tempo. Finalmente sabato ripasso la strada da fare, mi incammino passeggiando per le strade del centro storico e inizio periferia di Bologna. La strada è facile, allontanarsi dal centro e andare sempre verso est. E lì il centro, dietro quel bar, il bar Lunette, dall'esterno a primo impatto, quella zona di periferia così appartata non mi affascina molto. Ma avvicinandomi all'ingresso percepisco aumentare una musica ed un'atmosfera molto gioiosa provenire da quella sala. Inoltre ricordo, rimasi molto colpito da quell'immagine alla porta, bussai quel campanello e quel suono per un attimo fece silenzio dentro di me. Cosa mi aspetto dietro quella porta? Attendo ed ecco Krishna Loka. Mi accoglie con così tanto affetto, con altrettante parole che io non riesco a capire. Tutti usano un linguaggio nuovo ed esclamazioni così piene di gioia. Sembrano con i loro sguardi andare oltre il mio corpo. Il centro è pieno di persone, c'è energia così densa e contagiosa, e lì in quell'angolo ci sono i libri di Prabhupada. Ne rimasi subito molto attratto, avrei voluto lasciare tutto e tutti e mettermi lì a sfogliarli senza pensare ad altro. Credo quelli lì sono proprio i libri che cercavo da una vita. Eccoti lì, Tridas, finalmente ci siamo rivisti. Mi saluti sempre, in quel modo, all'epoca così strano. Quasi ti inchini a me e mi fai subito accomodare. Provo ad ascoltare la conferenza, ma era molto distratto da tante cose, da quelle figure, dalla musica, dal canto, dalla gioia dei partecipanti. E c'era anche proprio Prabhupada lì, numerose immagini di lui così gioiose. Al termine della conferenza mi viene offerto il prasada. Inizio a mangiare e tu ti avvicini silenziosamente, con tanto affetto ti siedi accanto a me, mi fai parlare, mi ascolti con tutto te stesso, mi chiedi di raccontarti qualcosa di me, qualcosa della mia vita. Ed io che in quei giorni stavo già facendo questi discorsi con Monica e Salva, cerco di raccontare storie simili. Mi metti subito a mio agio e trovi tanti aspetti della mia vita che dici essere comuni alla tua, ma soprattutto cerchi di farmi sentire a casa. Ti faccio anche io qualche domanda, resto subito affascinato dalle tue storie. Nel frattempo il cibo che stavo mangiando è lì, che si raffredda, perché io, inondato dalle tue parole, dalla tua persona, dall'energia, dalla musica di quella stanza e da alcuni di quei bocconi dal gusto così superiore, resto felicemente paralizzato, bloccato. Ti accorgi che in tua presenza non riesco a mangiare e ti allontani apposta per mettermi a mio agio e consumare il resto del cibo. Ti vedo muovere con così tanta energia e luminosità e ripenso a tutte le cose belle che mi hai raccontato, dei tuoi viaggi nel mondo, del tuo arrivo in Italia e anche del passaggio dei miei luoghi di origine, il modo in cui sei avvicinato alla Bhakti e alla mia stessa età e un po' della tua storia con Krishna Loka. Dopo aver finito di mangiare, cerco di mettermi in un angolo della stanza, faccio scudo con il muro, quasi vorrei scomparire dietro di esso. Lì tutti ballavano e cantavano ed io mi sentivo così in imbarazzo. Ti avvicini a me e chiami un altro braccio dicendogli di unirsi a noi. Era un giovane di origine indiana che purtroppo non ho avuto più modo di rivedere. Uno studente, credo un Erasmus, e gli si avvicina a noi e si abbassa ai tuoi piedi. Rimasi molto colpito da questo gesto e pensai subito di imparare quel saluto. Ti chiesi se potevo provare anche io e fare lo stesso gesto e tu subito ti scossi. Vedo un'onda di energia partire da te, un'energia che subito diventa calma e composta. Mi fai capire poi dolcemente e con tanta umiltà che non dovevo nemmeno pensarci di mi dare quel gesto. Ma quella stanza era molto rumorosa, il ragazzo parlava inglese ed io riuscivo a capire veramente poco. Avevi tra le mani due rosari, altrettanti sacchetti dal colore arancione.
In poco tempo ci spieghi come cantare i giri, tutti i dettagli più importanti, la cura e l'attenzione a dedicare a quella nuova forma di meditazione e connessione così spirituale che mi stavi presentando. Cantassi sui nostri mali, ce li offristi, ma io volevo altro, volevo avvicinarmi a quei libri e magari portarne a casa qualcuno. Ti chiedo di consigliarmi qualche libro, me ne offri due sottili. Ero felicissimo. Come se non bastasse, alla fine della festa mi mettono al collo una collana di fiori così bella e profumata. Ricordo quella sera che ritornai a casa, poche volte ho raggiunto così tanta felicità nella mia vita. Sebbene fosse tardi ed io abbastanza stanco, iniziai subito a leggere, soprattutto a cantare su quel rosario dal profumo d'incenso che doveva essere tenuto protetto in quel sacchetto dal colore così vivo. Credo quella sia stata dalle ultime feste prima della pandemia. Quei libri erano fantastici e iniziai a leggerli molto velocemente. Monica mi aveva consigliato inoltre di leggere la Bhagavad Gita ed io dovevo trovare il modo nel lockdown per avere questo libro. Ma avevo timore di chiedere a lei perché non sapevo i rapporti con il centro e non avevo i vostri contatti. In ogni caso ero già pronto a trovare una soluzione alternativa. Avevo come al solito fatto già il giro delle librerie di Bologna per cercare di trovare qualcosa di spiritualmente elevato ed un giorno ero entrato in una libreria dedicata completamente a quelle tematiche. Ritornai lì, avevano la Bhagavad Gita di Prabhupada. Che fortuna! Ricordo poi il supporto costante di Monica in quel periodo e i consigli di ascoltare il nuovo corso di lezioni online che stava iniziando in quel periodo. Ma io avevo già quei libri e questi mi bastavano. C'erano concetti così belli, eppure di iniziare in autonomia una ricerca su questo yoga che avevo sempre ricercato e trovato solo ora, grazie a voi. Per fortuna ci sono stati poi altri incontri di persona con te e mi inviti tu di persona a seguire le tue lezioni del mattino. Ma io continuo a non avere voglia, non sentire l'esigenza, ma continuo ad approfondire la lettura e le meditazioni sul mala. Anche e soprattutto grazie a Monica, salve al supporto di Sciamo, che inizio a conoscere seguendo la Vita Express. Dopo l'estate, incontrandoti un'altra volta al centro, mi inviti nuovamente a seguire le tue lezioni online. Non ho più scuse, dal giorno dopo cambio la mia routine del mattino, la integro con il tuo programma. Io che avevo difficoltà a comprendere i tuoi messaggi, non posso proprio farne più a meno. Le tue lezioni del mattino sono ora per me meglio della migliore doccia. Pochi mesi fa, in occasione del mio compleanno, chiedo a Krishnaloka, che avevo conosciuto meglio seguendo il corso di cucina, di prepararmi una torta. Ci incontriamo il primo pomeriggio al centro, che avete aperto apposta per me, per ritirarla. Mi accoglie con tanta gioia e serenità, predispone due sedie e mi dice di sedermi. Mi chiedi se ho domande, ed è lì al mio servizio per rispondere. Io sinceramente quel giorno avevo pensato a tutt'altro. Non mi viene in mente niente, se non dirti che credevo avessi bisogno di un maestro. Mi resi conto troppo tardi dell'offesa che avevo fatto davanti a un maestro che era al mio servizio con così tanta umiltà. E cosa gli chiedo? Di aver bisogno di un maestro. Ma la tua risposta per me è stata rivoluzionaria e mi ha confermato chi sei veramente. Avresti potuto dirmi di essere il mio maestro, arrabbiarti o chiudere la conversazione. E invece mi offristi un libro di Prabhupada, il Nettare della Devozione, e mi invitassi a continuare sempre a leggere i suoi libri. Leggendo Prabhupada ci connettiamo con il nostro maestro. Solo ora comprendo il messaggio che mi ha trasmesso, che se non divento discepolo non potrò mai avere un maestro. E tu credo che oltre ad essere un grande maestro, sei l'esempio del discepolo perfetto. Sei l'esempio più genuino e vero di umiltà che abbia mai incontrato. In te rivedo Prabhupada, le sue parole, azioni ed insegnamenti trasmessi ancora così come sono. Ascoltandoti è possibile connettersi a lui e da lui salire fino ad arrivare alla ragione. Mi sembra ora di non essere mai uscito da quella sala cinematografica, che quel film sul movimento Hare Krishna stia continuando, o forse anche che grazie a te la mia vita sia diventata più vera e con più significato. Solo ora sto iniziando a dare più senso a tutto, alla vita, così come alla morte. Grazie, Tridas Prabhu. Grazie per il tuo servizio. Ti prego, continua ad essere maestro per noi. Continua ad insegnarci come essere discepoli, come essere i veri e perfetti discepoli, come tu sei stato per il tuo caro maestro, Srila Prabhupada. Tanti auguri. Scusate la lunghezza del messaggio e la poca chiarezza. Grazie per questa opportunità. Hare Krishna.
Beatrice, Daniele, grazie a te. Un'anima molto sincera. Daniele Prabhu, chi? Ciao. Grazie mille Dani per questa bellissima offerta, molto emozionante, non posso smettere di piangere. ok, quindi Daniela Lotti, Daniela, prima di Marta e Felicia e gli altri devoti che rimangono. Prego Daniela, che bello rivederti, Hare Krishna. Grazie, Hare Krishna. Allora, io ho scritto praticamente un haiku, una cosa breve breve, per Traidas Prabhu, a cui auguro di cuore buon compleanno. E volevo però dire prima che anch'io sono molto commossa, e perché ascoltando tutte le meravigliose cose, ma soprattutto l'amore, la gratitudine e la gioia nelle parole di chi ha parlato finora, mi viene in mente un detto che dice: i buoni alberi si vedono dai frutti, no? E quindi credo che siamo davanti a dei meravigliosi alberi. Dico al plurale perché io non riesco a separare Traidas da Krishna Loka, per me siete un'unica cosa, no? E detto questo, ecco, le mie parole di augurio sono: Hare Krishna Prabhu, è una gioia e un onore per me festeggiare il tuo compleanno. E ti ringrazio perché mi accogli sempre, anche se non me lo merito, te lo so. Averti incontrato è stata una benedizione per la mia vita. Io sono capitata al Vaikuntha per sbaglio e poi non me ne sono più andata. Giorno dopo giorno, con instancabile pazienza, ci trasmetti le conoscenze dei Veda, dei Shastra, e ci ispiri con le tue realizzazioni. E insieme alla meravigliosa anima di tua moglie, Krishna Loka, ci insegni l'umiltà, la perseveranza, il saper essere di servizio per ognuno, l'affidabilità in qualsiasi situazione e l'abbandono a Dio. Ti auguro che la tua anima pura possa ricongiungersi a Krishna nei pianeti celesti. Buon compleanno. Pianeti spirituali. Spirituali, io, sai, sono un po' di fantasia a volte. Spirituali. Vabbè. Lui dimostra Krishna. Grazie. Dimostra la sua umiltà perché mi toglierà. Hare Krishna, Daniela, Mataji Ki. Ok, quindi penso che abbiamo tutti letto, di noi presenti qua su Zoom, ognuno ha letto proprio... Ah no, Claudia Maria Teresa? Massimo. Massimo, Massimo, giusto, Nadia, Tonia. Felicia. Massimo e Felicia, siete pronti? Sì, Hare Krishna. Allora, sentire tutte queste lettere meravigliose, tutte queste parole di... non di sentito dire, ma di vissuto, è bellissimo. Quindi Trai Prabhu, Krishna Loka, ma soprattutto oggi Trai Prabhu, io non ti posso dire tanti auguri perché, cioè, tu fai tutto da solo, io veramente non posso permettermi di dirti tanti auguri, ma quello che mi posso permettere è dirti: Trai Prabhu, pigliaci per i capelli, per favore, quello sì che ti posso dire, per favore non lasciarci qua. Allora, intanto i miei omaggi. Non ho scritto niente, mi sono scritto proprio due cose sul foglio che voglio andare un po' così a random. La prima volta quando abbiamo festeggiato il compleanno tuo, Prabhu, a casa nostra in campagna, non so se te lo ricordi, è stato, noi eravamo all'inizissimo e non sapevamo che cosa stessimo facendo in realtà, eravamo veramente una cosa da pazzi che abbiamo fatto. Mentre prima si stava, Shyam Govindar elencava tutte le qualità del devoto, e quando ha detto etico, tu hai fatto quella testa come per dire: su questo forse non ci hai proprio preso, Shyam. In realtà, Prabhu, invece, posso dirti
che la dedizione con quale tu ti dai tutte le mattine il tempo più bello della giornata alle tue divinità è poetica. Cioè, è tutto quello che è lì, è l'essenza della poesia. Quindi sei grande poeta, Prabhu, anche se tu non lo sai, come noi non sappiamo tante cose, ma tu lo sei anche poetico, non te ne accorgi, ma sei poetico, tanto. Vorrei ringraziarti, ma penso che oggi la parola grazie è stata sprecata, proprio c'è tantissima, e quindi continuiamo su questo grazie. Evidentemente io non sono succinta come è stata prima la Daniela, ma è stata fantastica. Però vorrei chiedere scusa per aver rovinato il parquet al centro Vaikuntha tutte le sabato mattina, in quale ti rovinavo sia la giornata che il parquet. E volevo ringraziarti per tutti quei momenti in quale ci stavi insegnando, e non con le parole soltanto, ma con il modo di fare. È la cosa più bella che abbia mai incontrato in una persona, di non soltanto di dire, anzi di dire poco, ma di fare tanto. E nei momenti più facili, più difficili, più brutti, più felici, sei sempre uguale. Sei quell'anima che non ha bisogno di gioire troppo della felicità e essere troppo triste. Nei momenti più difficili, più belli, più brutti, sei sempre uguale. E questo per me è sempre, mi rimane come un segnale che ne ho della strada, come dice Monica, ne ho della strada da fare, Monica, quindi siamo in buona compagnia. Alcuni dicono, dei prima dicevano che conoscono Trai Prabhu da 20-30 anni. Beh, io posso dire che io lo conosco da tante vite, e che poveretto mi viene tutte le vite, mi viene a cercare, pigliarmi per i capelli, portarmi su sta strada. E quest'anno, cioè questa vita invece, ha detto, senti, io non ce la faccio più. E mi ha passato un altro, povero Cristo anche quello, che mi dice, dai, che ce la puoi fare. Cercate da vite innumerevoli per trovare la via per tornare a casa Krishna. E quindi volevo ringraziarti anche sia per il servizio che stai facendo sempre per farci vedere dove dobbiamo andare, sia per il maestro che mi hai dato. Perché l'unica cosa che tu chiedi a chiunque tu incontri è fare servizio. Fate qualcosa per Krishna. Ed è spettacolare vederti quanta determinazione, quanto dedizione, quanta energia tu stai indirizzando verso questa cosa, fare servizio a Krishna. È meraviglioso, è stupendo, è esempio vivente, altro che acciaria, cioè proprio qui l'essenza, è veramente, è chiusa l'essenza. Non ho altro da dirti, Trai Prabhu, che grazie di tutto, come tutti quanti dicono, stasera andiamo sul ripetuto. Grazie non soltanto per ciò che hai fatto per noi, per me, per noi, ma adesso poi parlerà Massimo per lui, ma per la famiglia che ci hai dato, per la casa che ci hai dato, per tutti questi amici che fino adesso ho sentito parlare. Sfiga. E ritorno al parco di Bologna. Mancava il piantino. grazie perché ci hai insegnato come veramente come bisogna vivere. Ci hai insegnato dandoci un elemento importante. Non soltanto ce l'hai prestato, ma ce l'hai proprio dato, regalato, senza dover avere nessun tipo di qualifica. Eravamo squalificatissimi di poter fare qualcosa per te, eppure tu hai preso qualunque cosa che noi ti abbiamo dato, e tante cose che forse avremmo dovuto farlo meglio, ma l'hai preso così come siamo capaci. Ma è un compleanno, mi confonerale. Ma è stato che ma se fai. Qui
quindi grazie, grazie mille di tutto. E adesso io ho scritto mille cose qui, però io mi fermo qua. Stringi, perché, ecco. Se no anche te. Allora, grazie mille di tutto. Tanti, tanti auguri per voi. Poi quando tornerò a Bologna, giuro in giuretto che farò due cose. Una, una bella ghirlanda, due, un bel turbante, forse. Ok, arrivo a divinità, ma anche per tra le prabù va bene, io faccio per le divinità in realtà. Va bene, grazie mille di tutto, veramente grazie che siete rimasti a Bologna, grazie che avete avuto la pazienza anche nei momenti difficili di rimanerci e continuare a crederci nello iatra di Bologna, grazie degli insegnamenti, grazie della pazienza. Grazie del cibo, grazie di Prashada, grazie dell'aver aperto la porta, di avermi aperto spesso tante volte la porta per stare da voi, grazie dell'esempio, grazie del... grazie. Grazie mille Felicia e Massimo. Ok, dopo tutti questi interventi, e per tenere fede al mio... piangendo! No, ma che stai di? Al mio personaggio, che così continua, direi che prima di tutto ho l'insulina schizzata, cioè ho il diabete che è andato ai massimi livelli. Detto questo, io ho fatto gli auguri stamattina a Traidas e la prima cosa che mi viene in mente per dare una mia testimonianza è che la prima volta che ho conosciuto i devoti, io mi ricordo di Krishna Loka e noi di Traidas, perché anche Krishna Loka dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna e perciò diamo anche merito a Traidas, a Krishna Loka, perché io mi ricordo il dolcetto offerto da Krishna Loka, poi intervenuto Traidas e che ci ha illuminato con le sue quattro parole. Visto che anch'io non diventerò mai un illuminato, anzi mi si sta spegnendo proprio anche le pile, voglio essere molto conciso, non dico altro che perché Traidas, cos'è, già mezz'ora, no? Che tu saresti letto, sì, più o meno. Stasera poi c'è la torta, arriva tutto e voglia te. A parte gli scherzi, grazie mille Traidas di tutto e soprattutto grazie anche a Krishna Loka perché è stata la prima a darmi il dolcetto. Tanti auguri. E ci vediamo, no, non sto piangendo, cioè qui hanno pianto, si sono strappati i capelli, io stavolta sono molto contento e molto felice anche di questa iniziativa fatta da Shyam Govinda, sempre molto bravo nell'organizzare queste cose. Grazie a tutti, speriamo di rivedervi presto e un abbraccio tra i Das di cuore, numero uno. Vai, a te regia. Ok, arrivo, grazie Massimo e grazie Felicia. Abbiamo forse qualche altro devoto, per esempio Claudia Maria, Teresa. Hare Krishna. Prima di tutto sono nerviosa perché ancora spero farmi capire, spero espressare con tutto il cuore la mia gratitudine. Veramente io posso dire che quando ho trovato a tutti e due anni fa, ancora sono nuova in questa famiglia e mi sento veramente fortunata per essere qui. Quando ho visto a questa bellissima coppia, ho sentito il canto e io mi sentivo con una soledà perché aveva lasciato tanto cambio e sempre mi cammino alla spiritualità aveva fermato lì un po'. Però quando l'ho visto a voi, ho sentito grande la misericordia un'altra volta di Krishna nella mia vita e ogni mattina, ogni giorno, ogni momento che ascolto le lezioni, ascolto ogni cosa di tutti voi, anche di tutti adesso, tutti lo che hanno parlato qui, con tutta mi gratitudine e con tanto amore e con mia ignoranza nel parlare e forse adesso con mi
modo de ser nerviosa, porque lo confieso, veo que se conocen de tanto tiempo y yo me siento muy afortunada de ser aquí con vos. La misericordia de Krishna es muy grande en mi vida. E lo vedo adesso e lo vedo ogni giorno. Grazie a tutti, Hare Krishna, Prabhu, tanti auguri, eterna vita in coscienza di Krishna, di tutto il cuore. Grazie. Grazie Claudia. Grazie, dolcissima Claudia. Grazie Claudia, Hare Paul. Libera. Non ti sentiamo ancora? Mi prendi il microfono. È proprio vero, mi prendono per i capelli, mi hanno presa per i capelli. Io mi sento di essere stata guidata verso il Vaikuntha e non sapevo niente, non sapevo come muovermi. Io ho sempre detto che ho una bussola, sento una bussola interna. Ecco, questa bussola mi ha guidata al Vaikuntha. All'inizio mi è stato un po' difficile perché era una cosa così nuova, però poi la cosa che mi piace è che trovo risposte a tutto, a qualsiasi domanda io possa pensare. È favoloso, ma non risposte soltanto alla mente, ma risposte proprio dell'anima. Non avevo mai provato questa esperienza, mai, mai. Ho capito che Dio lo si può capire in tutti i modi e devo ringraziare Traidas, perché Traidas col suo modo di essere molto preciso, molto piantato nella direzione giusta, ecco, non mi permette di perdermi, mi dà la direzione, quella, e per me questa è una cosa fondamentale, proprio importantissima, perché la mia mente probabilmente vaga. Invece in questo modo lui mi riporta sempre all'essenza e questo per me è la cosa più importante. Quindi io quello che voglio dire è che sono profondamente grata e vi ringrazio tantissimo. Guardate proprio moltissimo, perché mi state facendo fare un percorso, soprattutto non mi permettete di lasciarmi andare, questo per me è fondamentale. Non mi permettete di lasciarmi andare tra i DAS. Sì, mi tirate continuamente. Quando penso di svincolarmi un po', subito mi riportate lì. Ecco, questo per me è la cosa più bella che mi potete regalare. Grazie mille, grazie, tanti auguri tra i DAS. Come adesso, io non avevo previsto di parlare, mi hanno tirata per i capelli. Grazie. Grazie Libera, e abbiamo anche un breve intervento di Tony e Nadia, se sono d'accordo. Prima leggo quello che ha scritto Fede dice: io faccio un grande augurio di buon compleanno alla splendida anima che è Traidas Prabhu e lo ringrazio per avermi fatto sentire accolto in mezzo a splendide persone di luce. Hare Krishna. E avevamo anche molte altre offerte da Walter Montagnier, che ha scritto a nome di altri devoti che non conosco. Spero che Krishna Loka e Trai Prabhu le abbiano lette. Sono nei commenti. E Tonia, prego. Lasciamo a Sundari, che era Sanciari. Siamo a Sundari, Sadvi, Sanciari. Ha scritto un'offerta anche, sì. Ciao a tutti, e sono emozionata. Ne approfitto. Mi sentite, sì? Sì. Ok, grazie. Traidas Prabhu, e i miei dire umili omaggi e fin troppo insignificanti omaggi, sono proprio una neofita, ci siamo conosciuti da pochissimo,
fino ad oggi Krishna Loka è stata la mia referente principalmente, e poi vi ho incontrato in un momento in cui, causa Covid, anche gli incontri in presenza erano veramente limitati, quindi ho fatto pochissimi accessi a Centro Vaikunta. Questa mia esperienza nella coscienza di Krishna è iniziata in dicembre, frequentando il tempio di Tenerife, l'ho proseguita qui in Italia con voi, l'ho riportata a Tenerife, adesso sono di nuovo a Bologna, anche se è un periodo un po' di transizione. Vi ringrazio molto, molte delle testimonianze mi hanno veramente emozionata ed indirettamente mi hanno messo nella condizione di poter comprendere che tipo di creatura sei. E niente, l'umiltà che ti caratterizza, la tua discrezione l'hai dimostrata anche questa sera, rimanendo in silenzio ad ascoltare tutti gli omaggi e le parole d'amore, di affetto e di stima che sono state spese nei tuoi confronti. Io per ora posso solo ringraziare, spero di poterci presto tornare a vedere, di poter finalmente parlare. E intanto buon compleanno, come diciamo, buon anniversario di apparizione trascendentale, no? Credo si dica così. E buona serata, tanti auguri ancora e grazie. Grazie anche a tutti i devoti, perché veramente le testimonianze sono state preziosissime e sono il frutto dell'albero da cui provengono, come è stato detto. Complimenti e grazie. Hare Krishna. Hare Krishna, grazie Tonia e Nadia. Adesso forse mi sentite. Arrivola a tutti, io sono un po' imbarazzata, come ho detto a Sian Govinda, perché parlare davanti a tante persone, insomma, mi imbarazza un pochino. Però mi sembra un'occasione molto comunque importante e quindi volevo fare tanti auguri a Traidas, ringraziarlo e, per l'amore veramente, per l'amore che trasmette. Io non ho preparato niente perché un po' ero con Kevin, un po' sul treno, insomma non sapevo neanche, però sono riuscita a rimanere collegata anche quando ero in treno, stranamente, per tutto il tragitto. E quindi non ho preparato niente, insomma, però volevo ringraziarti davvero insieme a Krishna Loka per l'amore effettivamente che trasmettete. In questo momento mentre parlo mi viene in mente l'India, non so perché, però ricordo una volta in particolare, penso di averlo anche già detto forse, perché mi è rimasta molto impressa fra tante cose, tutte le cose che abbiamo visto nei bellissimi tre viaggi, tutti i maestri che abbiamo incontrato, grazie a voi, insomma. Mi ricordo una volta in cui l'aereo stava decollando e io ero proprio terrorizzata, non riuscivo più, non lo so, ero proprio terrorizzata, insomma. E ricordo che tu, Traidas, eri casualmente seduto vicino, diciamo, e tu mi guardavi intanto recitavi il Maha Mantra. E poi mi sembra che hai cantato qualcosa, forse Nrisimhadeva, non ricordo più perché è tutto confuso dal terrore che avevo allora. Però a un certo punto mi ricordo che l'aereo intanto è decollato, io non me ne sono accorta e tu mi hai detto: vedi adesso cosa c'è di più bello, siamo nelle sue mani e proprio dobbiamo affidarci. E lì in quel momento e io proprio ho capito, dopo aver ascoltato tante conferenze, aver letto, e lì in quel momento ho cominciato a intuire, grazie a queste semplici parole, che cosa significa un po' abbandono. Cioè in quel momento il terrore era proprio sparito completamente e questo è un episodio che mi è rimasto molto impresso, ma poi ce ne sono tanti altri in realtà in cui
e sei stato presente proprio, cioè anche Krishna Loka, però oggi è il tuo giorno, quindi dico più di te, insomma, e, in tanti modi, a volte anche in modi silenziosi. Mi ricordo l'anno scorso quando eravamo nella piena chiusura, e che tu mi hai chiamato alcune volte, cioè come avrai fatto con tanti altri, però è vero, come diceva Elena prima, cioè ognuno di noi, insomma, pensa forse di essere speciale, insomma, come dire, pensa a me, vuole bene a me, insomma, tutte queste cose che fanno parte molto dell'ego, ecco. E quindi, insomma, non voglio prendere altro tempo. Se ci sono altre persone che vogliono parlare, e grazie anche a tutti i devoti, veramente tanti auguri di cuore. E come dice Giorgio alias Vaishnava Das, sicuramente tu sarai un'anima che raggiungerà i pianeti spirituali, insomma, questo è, io penso, ma io questa cosa la sento proprio nel cuore. Grazie. Saluto Vaishnava Das. Sì. È qua ma non vuole farsi vedere. Ti ho mandato un messaggio. Ti ha mandato un WhatsApp, però. Grazie. Grazie mille, Nadia. Prima di Barbara, abbiamo Shilalita che può leggere la lettera di Shyama Sundari. Grazie, Shilalita. Hare Krishna. Sì, Shyama Sundari, purtroppo l'ha saputo tardi e forse non ha Zoom. Carissimo Trai Prabhu, per favore accetti i nostri omaggi ai tuoi santi piedi di lotto. Tutte le glorie a Srila Prabhupada e ai suoi meravigliosi discepoli come te prima, di tutto cuore. I nostri migliori auguri di buon compleanno. In questo giorno di buon auspicio, con il più sincero augurio che tu stia sempre bene e che Sri Krishna ti protegga sempre, che ti tenga sempre con noi. Ho saputo solo ora della tua festa e vorrei scriverti a lungo nel meraviglioso ricordo della gioventù passata sotto la tua guida. Brugherio, Trai Prabhu, uguale Sankirtan, grande distribuzione, concentrazione. Le nostre mani erano solo per dare libri, salvare le anime, tutte quelle che i nostri occhi vedevano da mattina a sera, di corsa non si perdeva tempo. Ci venivi a trovare nei vari luoghi di distribuzione, un sorriso sempre grato che ci riempiva di energia, vestiti, vedi che anche lei dice parla dei vestiti, vestiti dov'è? Che ci compravi all'americana, come il tuo accento che ancora hai, quanto mettere, quante corse, ricordi stupendi, non dimenticherò mai. Mi sento molto fortunata e onorata e ringrazio infinitamente Sri Krishna di aver avuto la tua scuola e santa associazione. Vorrei continuare a scrivere, ma sono stata colta all'improvviso e ora ho altri doveri. Con tanto affetto, i nostri migliori auguri, con tantissima felicità, tua servitrice, Shyama Sundari Dasi, ai nostri tempi, Sanchari Devi Dasi. Penso che scriva anche un po' a nome di suo marito, perciò ha detto noi. Arrivol. Grazie molto. Grazie tanto. Arrivol, è quasi in conclusione, direi che Barbara Ferro. Barbara. Arrivol. Arrivol a tutti. Trai Das, tanti auguri e ti ringrazio veramente tanto perché grazie a te ho proprio avuto questa gioia nell'assaporare il gusto della Bhakti e il gusto anche delle scritture, perché seguirti la mattina, tutte le mattine, nello Sriman Bhagavatam, per me è stato veramente, ed è tuttora e tutti i giorni illuminante. Proprio non posso iniziare la mattina senza ascoltarti, quindi veramente... L'ho fatto anche nei momenti più difficili, proprio perché per me era proprio, diciamo, vitale, ecco. Quindi ti ringrazio tanto per questo e ti ringrazio anche per essere veramente un esempio quotidiano e costante e da seguire e per arrivare, per servire soprattutto, per il servizio devozionale
per i devoti e anche fino ad arrivare a Krishna. Quindi grazie ancora e tanti auguri di cuore. Haribol. Haribol, Barbara Ki Jai. Ok, e quindi so che Monica vuole dire qualcosa. Sì, scusa, scusate, porto solo un breve augurio che è arrivato da Dayanidhi Das. Cari devoti dello Yatra di Bologna, i miei omaggi, Jai Srila Prabhupada, colgo questa occasione per ricordare ed onorare un Vaishnava come sua grazia tra i Das Prabhu nel giorno del suo compleanno. Grande stima ed affetto mi legano da molti anni tra i Das Prabhu, al quale voglio offrire tutta la mia gratitudine e i nostri migliori auguri da tutto lo Yatra della Grecia per un proseguimento sempre più di successo al servizio del movimento di Srila Prabhupada. Dalla Grecia, il tuo amico e servitore Dayanidhi Das, Bhakta Luciano, Bhakta Leandro, Mataji Paola e gli altri. Sua grazia tra i Prabhu, Kija, e Srila Prabhupada, Kija. E poi ci sono anche gli anche un augurio, una lettera di Chaitanya Das, Catto, Andrea, che ha scritto, e quella magari te la inoltriamo, perché ormai è un po'... E anche Gae, che ha scritto i suoi auguri, e poi te la facciamo avere. Grazie a tutti. Non aspettavo. La prima volta. Fate di tutto per evitare queste cose. Volevo dire un speciale ringraziamento a Shiloka perché se io riesco a predicare, e come diceva varie persone, dietro c'è una grande donna, perché ogni uomo c'è una donna grande. La sua determinazione di predicare, il suo desiderio, posso testimoniare che il suo desiderio di predicare, di aiutare gli altri, è contagioso. Per quello, per la mia natura, la tendenza, anche prima di diventare volto, il mio piano era andare nella foresta, stare da solo. ma grazie al suo desiderio intenso di aiutare gli altri, mi sto impegnando anch'io a dare coscienza di Krishna agli altri, perché è la cosa che dà più piacere a Srila Prabhupada più che altro. E ringraziamento a tutti quanti per vostro amore, questo è Bhakti, questa coscienza di Krishna e lo scambio di amore fra voi. E spero non hanno nessuna di quelle qualità che avevo elencato. Penso che Krishnas Kaviraj Goswami, che ha scritto queste qualità nel Chaitanya Charitamrita, per lui diceva: ma io sono più basso, il vaso perduto di un Brahmana nascosto. E Prabhupada spiegava che lui pensava veramente così, senza che la Vaishnava pensa di essere più basso da un verme di qualsiasi, non pensa di avere queste qualità. E purtroppo ogni tanto queste cose devi ascoltare le volte che dico queste cose, ma non è piacevole. È piacevole di avere il vostro amore, questo è estremamente piacevole, coraggiante. È una fonte di ispirazione di continuare. E Krishna Loka, devo dire che avete una determinazione di continuare. No, no, c'era anche lui la determinazione, perché adesso sta anche ispirando i devoti di fuori dall'Italia, come il Belgio, l'Olanda, e sta sempre su Zoom, zoomato anche lui a ispirare questi devoti a distribuire libri in lingua olandese, in lingua belga, insomma. Molto più determinato di me. E poi volevo anche dire, no, che sì, se penso al passato di come siamo arrivati a Bologna, ci sono stati dei sacrifici da fare,
però vedere tutti voi stasera penso che ne valsa la pena di aver insomma ricevuto così tanti figli, una bella famiglia, non solo i devoti di Bologna, ma poi tutti questi anni in coscienza di Krishna, di vedere anche i devoti lontani, è stato molto commovente in un periodo così difficile. Ci voleva, sì, grazie. Sì, grazie, grazie tantissimo. Grazie del vostro amore, sappiate che vi vogliamo immensamente bene anche noi e che ormai senza di voi non riusciamo neanche più a vivere, quindi grazie. Sentiamo molto uniti con questa famiglia, coscienza di crescita. Di essere entrati nella nostra vita in un modo o nell'altro. Dai, da se Krishna Loka chi ciao. Hare Krishna. Buonanotte. Auguri di nuovo. Auguri a tutti. Auguri. Tanti auguri. Grazie, congratulations, auguri. Hare Krishna. Hare Krishna. A domani. Hare Krishna.